Prima di iniziare il convegno, vorrei passare subito ai saluti. La prima persona a cui devo la parola è al sindaco Liberti, che è qui a fare. Grazie, Presidente Giannino, per l'iniziativa di oggi, cosa che naturalmente insomma, avviene in modo periodico, nel senso che insomma, convegni di questo tipo su questi temi lui ne ha fatti tanti, tant'è vero che insomma, qualche tempo fa, qualche anno fa, ci ha convinto addirittura insomma, a titolare la sua scuola a Francesco II di Borbone e Maria Sofia. Quando accadde questa cosa, uscimmo un po' su tutte le riviste nazionali, a dire la verità, venne contattato anche da altri sindaci, da giornalisti, questo per dire che insomma, questa cosa faceva quasi scalpore, perché sembrava voler ritornare indietro, insomma, a un passato che non c'è più. Io invece proverei a dire insomma, qualche cosa di nuovo rispetto a questo tema. Prima cosa, l'importanza di fare questo convegno a Scafati, nella nostra città. Qui c'è una storia, insomma, e in questa storia i Borboni hanno avuto anche un ruolo. Tant'è vero che il dottor Ripesce, il nostro storico, insomma, più volte ci ricorda del polverificio. Abbiamo più volte provato, insomma, naturalmente a valorizzare quella struttura che era cadente. Stiamo facendo un ragionamento, insomma, con lo Stato per averne la gestione affinché naturalmente possa essere ridata alla città. Una struttura che ha un significato sul piano non soltanto strutturale come spazio, noi lo abbiamo voluto dedicare agli artisti, insomma, alle mostre, ai convegni, vogliamo farne anche qualcosa di più. Però credo che abbia soprattutto un valore storico. Quindi, Scafati, una città che si porta dietro una grande storia e in questa storia c'è anche, o ci sono anche i Borboni. Poi proverei chiaramente ad attualizzare insomma, anche il tema. Io l'ho detto più volte, non è un tornare indietro. Il tema oggi credo sia di grande attualità sul piano nazionale perché ci sono alcune questioni irrisolte. Io spesse volte guardo per esempio agli investimenti, non mi faccio una questione di colori, agli investimenti di questo governo o degli altri governi in termini di infrastrutture. Guardo ai trasferimenti, c'è qualcuno che ha provato a scrivere, a dire qualche cosa insomma, su questi temi, cose giuste. In ANCI nazionale faccio parte dell'ufficio di presidenza. Spesse volte discutiamo dei trasferimenti dello Stato e insomma, devo dire che i comuni del sud vengono assolutamente penalizzati o sono i più penalizzati. Insomma, è un fatto di numeri, è un fatto reale, anche in termini di investimenti, in termini di infrastrutture. È una questione dalla quale partire, dalla quale insomma, cominciare a fare un ragionamento. La presenza non in questo governo, ma negli ultimi governi che si sono succeduti, per esempio, di uomini capaci insomma, di rappresentare il Sud nelle istituzioni. Insomma, siamo diventati marginali, se guardate un attimino insomma, il governo, i ministri, insomma, la prima Repubblica eravamo anche troppo forti, insomma, soprattutto la Campania. Oggi invece c'è una presenza del Sud che non si fa sentire, che non c'è, che non è visibile. È importante, è fondamentale, quando sei nelle istituzioni, quando occupi un ruolo anche di responsabilità. È chiaro che su certi temi hai un'altra sensibilità. Un altro tema di cui si ragiona molto è la questione delle macro-regioni. Parlando di macro-regioni, poi arriviamo insomma, anche al Regno delle Due Sicilie, insomma, come fatto storico. Ma si ragiona delle macro-regioni perché la regione così come strutturata non va. Si è provato a semplificare il sistema, si sono tolte le province, è stata fatta insomma, una cosa obbrobriosa sotto tutti i punti di vista, perché le responsabilità che erano in capo alle province sono state trasferite o dovrebbero essere trasferite a chi? Ai comuni, alle regioni, ancora non si capisce. Non è vero che insomma c'è una diminuzione dei costi perché il personale o quel personale passerà ai comuni, alle regioni, ma non è stata fatta una riforma seria. Molti, anche governatori del nord, condividono la possibilità, insomma, per esempio, di ragionare delle macro-regioni. Allora oggi il convegno naturalmente sui Borboni ci dà la possibilità anche di ragionare di attualità. Grazie naturalmente insomma, al preside che si prodiga in questa direzione e che ogni anno ci invita, grazie al preside che ci ha dato la possibilità
naturalmente di poter ricordare personaggi che fanno parte di una storia che appartiene anche alla nostra città. Grazie per averci invitato. Dico, insomma, facciamo ancora di più. Proviamo, insomma, dalla prossima volta a riempire ancora di più, insomma, questa sala, perché c'è tanta gente che vuole ragionare di questi temi. Se, insomma, oltre alla storia, proviamo naturalmente ad attualizzare, insomma, i temi che fanno parte, insomma, di quella storia. Grazie. Grazie al signor Alberti. Per agganciarmi a quello che ho detto, infatti, per noi è importante far capire che la storia non è un porto, ma è un faro. Se pensiamo che la storia è un faro, allora noi possiamo pensare al presente e al futuro. E voglio dare la parola all'assessore della cultura, dottor Antonio Fogliano. Grazie, grazie a tutti di voi, grazie per essere presenti, grazie all'infaticabile Vincenzo Giannone, che so come fa a trovare la forza, il tempo e la capacità per fare sempre questi bei eventi. Grazie ancora. Ho rivisto con grande piacere, saluto Fernando Riccardi, Claudio Saltavelli, ma ho rivisto con piacere sia Edoardo Vitale, qui alla mia sinistra, e Pietro Golia anche, un editore di Controcorrente, l'altro editore della Fiere, che avevo già visto al Polo Edificio e con cui mantenevo dei contatti. Come rivedo con piacere il giornalista Carlo Ambisati e il dottor Angelo Pesce, che mi fa piacere sempre, che nonostante la sua veneranda età è sempre in prima fila. Io sarò un po' meno politico rispetto al sindaco, che ha toccato i tasti di qualcosa di attuale. Io torno un attimo indietro all'orgoglio borbonico. Vedete, avere al Polo Edificio, e vi invito a vedervi, sei cannoni che abbiamo recuperato al Molo San Vincenzo, autorità militare portuale, quindi si può passare solamente con il permesso da parte dell'autorità militare superiore. Abbiamo portato a scafare sei cannoni borbonici. E il dottore Pesce, perché noi li prendemmo, cerchiamo di prendere quelli che erano in uno stato di salute, insomma, per dire, migliore rispetto agli altri. E ne vediamo alcuni dove c'era lo stemma FR, Ferdinandus Rex, la corona del re e la data. Quando il dottore Pesce ha fatto delle ricerche, ha visto che l'industria svedese che ha fatto questi cannoni per il re Ferdinando, aveva questi cannoni, non sapeva più nemmeno che esistevano dei cannoni in giro, perché la data sui cannoni era 1773. Al Palazzo dei Normanni a Palermo, il governatore Crocetta, quando entra al mattino, vede due cannoni borbonici che hanno restaurato e messo in piedi come sentinelle davanti al palazzo. Sono datati 1787. Ebbene, a Scafati abbiamo i cannoni più antichi d'Europa. E la cosa bella che il dottore Pesce, peraltro, mi ha regalato è il contratto del re di Spagna con la fabbrica svedese che ha fatto i cannoni, e che allora non tutte le potenze potevano permettersi. Il re di Spagna aveva, ma l'impero spagnolo, come sapete, andava anche al di là dell'oceano, aveva i soldi per poter acquistare i migliori cannoni che c'erano, quelli che abbiamo scafati, gli ultimi rimasti, perché non ce ne sono più. Vi invito a venirvi a vedere un po' quello che allora il re aveva scelto, nei migliori anni di difesa per il nostro territorio, le abbiamo scafate. E questo è un po' l'orgoglio borbonico di chi ha passione per questo regno, capisce quello che il regno ha dato a noi del sud. Quindi venite a vedere, perché è una cosa bella da vedere. Li abbiamo restaurati, uno è restaurato, potete vedere, è veramente fantastico, perché attorno ci sono anche quelli del 1812 comprati successivamente. È una cosa bella da vedere. Io non mi dilungo, perché avete un bel convegno da fare, tante cose molto belle da dire. Vi ringrazio per essere stati presenti e penso che ci rivedremo sicuramente al Polo Edificio. Grazie. Grazie all'assessore. Ho sentito ancora dire meridione, sud, sono sempre termini lombrosiani. Adesso bisogna cominciare a cambiare. Prima era una nazione napolitana, quindi noi siamo napolitani, questione napolitana. La questione meridionale, sud, meridione, sono termini che nascono dopo il 1860. Chi di comunicazione fa il suo pane quotidiano è Massimiano Verde, che è vicepresidente dell'Allianz Europea, che praticamente stanno portando avanti un progetto per lingue regionali, e nonché ideatore dell'Accademia Napoletana. Un velocissimo saluto.
Molte grazie per l'invito e per questa possibilità di dire giusto due parole. Ringrazio gli autorità presenti, gli amici Edoardo Vitale, Golia, il preside, carissimo amico e che fa ovviamente l'assessore e tutte le autorità. Sono il vicepresidente dell'Alleanza Europea Anglo Regionale, cioè l'Alleanza delle Lingue Regionali Europee, che ha sede ad Arles, con la quale in effetti, come napoletano, ho il privilegio e l'onore di avere quel simbolo lì nella bandiera. Il simbolo lì non l'ho scelto io, l'hanno scelto i provenzali e i valenziani, perché sanno che quella è la storia di Napoli. Io non volevo per motivi politici, loro se ne sono fregati, perché loro hanno detto quella è la storia di Napoli e quella deve stare nella federazione. Che cosa facciamo? Promuoviamo, diffondiamo la lingua e la cultura di Napoli e ci teniamo a farlo soprattutto a livello scolastico, perché ci interessa il discorso didattico. Infatti con la Provenza abbiamo portato avanti, siamo portati avanti un progetto sulla lingua e la cultura di Napoli e le interrelazioni con la Provenza. Molto semplicemente noi abbiamo colto l'occasione per, appunto, abbiamo creato l'Accademia Napoletana, che ha sede a Napoli, che ha la funzione, voglio fare pubblicità all'amico Claudio Santarelli, che è un grande uomo di ricerca e di diffusione della nostra cultura, che ne fa parte, che ha il compito di diffondere, sviluppare, promuovere, tutelare a livello internazionale la cultura, tutte le branche della cultura napoletana, giustamente napoletana, e della lingua napoletana, perché il popolo senza lingua non esiste, quindi è la radice di ogni tipo di discorso. Chiudo portandovi i saluti di tutti gli amici provenzali dell'Istituto di Valencia, degli amici della contea di Nizza e pubblicizzando il fatto che in sede internazionale faremo una battaglia durissima a fianco del comitato non lombroso che io porterò in Francia, ma con i contatti che ho a New York porterò, spero, con tutte le mie forze anche in sede ONU, perché quello è uno scempio contro i diritti dell'umanità. E chiudo salutandovi tutti e sperando di poter collaborare dalla Francia con Scafati, con il territorio campano, soprattutto per l'aiuto e questo patrimonio storico e culturale padrino. Grazie a tutti voi. Nell'Ottocento giravano nei salotti i borghesi italiani. Napoli starà peggio, ma noi staremo meglio. Un esempio anche da questo inno, che non è un inno normale, io non sono intenditore di musica, ma chi capisce di musica sa che è un inno veramente straordinario. Di dare la parola a Fernando Riccardi,
il nostro storico Laborino, voglio soltanto farvi vedere un video di un minuto e mezzo. L'Italia è sempre rimasta in qualche modo uguale a se stessa, pur nelle drammatizzazioni e nelle tragedie, insomma. Ecco, ma c'è perché? Uno poi alla fine si chiede per che cosa è che ci rende così diversi. Secondo me c'è un fiume carsico che spesso, per lunghe fasi, scorre sottoterra, ma c'è sempre, scorre sottoterra, ma poi viene fuori. Da prima ancora dell'unità d'Italia, viene fuori. Cioè, in qualche modo c'è sempre stato, insomma, è un paese il quale detesta lo Stato, perché lo Stato in Italia, lo Stato è stata, specie all'inizio, non è stata l'unità, è stata l'occupazione che il Piemonte ha fatto del paese. Il regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Quindi sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il regno di Napoli a occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte con mentalità savoiarda, se pensiamo che Cavour parlava francese, quando parlava la lingua corrente, parlava francese. Quindi, allora, è stato conquistato lo Stato, gli italiani l'hanno detestato. Adesso Fernando Riccardi parlerà di Francesco II e la regina Maria Sofia. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Io colgo subito l'invito del sindaco, che praticamente diceva di contestualizzare, di attualizzare un po' queste manifestazioni, cosa che noi puntualmente già facciamo, sindaco. Però io sono altresì convinto che prima di provare ad attualizzare e fare delle correlazioni fra il tempo di ieri e il tempo di oggi, si debba necessariamente conoscere e in maniera approfondita la storia del passato, il nostro passato, altrimenti si corre il rischio di fare come l'amico Eugenio Scalfari, che si è convertito sulla via di Damasco dopo anni e anni e anni di ignoranza, tra virgolette, nel senso di non conoscere questi processi che poi alla fine portarono all'unificazione del nostro paese. Ringrazio il Presidente Giannone perché ci dà modo proprio di focalizzare la nostra attenzione su due personaggi, Francesco II di Borbone e Maria Sofia di Baviera, gli ultimi regnanti di Napoli, sui quali non sempre la storiografia si è soffermata in maniera esaustiva e soprattutto corretta. Fra i doveri prescritti ai re, quelli dei giorni di sventura sono i più grandiosi e solenni, ed io intendo compierli con rassegnazione, scevra di debolezza, con animo sereno e fiducioso, quale si addice al discendente di tanti monarchi. A tale scopo rivolgo ancora una volta la mia voce al popolo del mio regno, da cui mi ha allontanato con dolore di non aver potuto sacrificare la mia vita per la sua felicità e la sua gloria. Una guerra ingiusta e contro la ragione delle genti ha invaso i miei stati, nonostante io fossi in pace con tutte le province europee. I mutati ordini governativi, la mia adesione ai grandi principi nazionali italiani non valsero ad allontanarmi, che anzi la necessità di difendere l'integrità dello Stato trascinò con sé avvenimenti che ho sempre deplorato. Onde io quindi solennemente protesto contro queste inqualificabili ostilità, sulle quali pronuncerà il suo sovrano giudizio età presente e futura. Il corpo diplomatico residente presso la mia persona seppe fin da principio di questa invasione da quali sentimenti era compreso l'animo mio per tutti i miei popoli e per questa illustre città, cioè garantirla dalle rovine della guerra, salvare i suoi abitanti e le loro proprietà, i sacri templi, i monumenti, gli stabilimenti pubblici, le collezioni d'arte, tutto quello che forma il patrimonio della sua civiltà e della sua grandezza e che, appartenendo alle generazioni future, è superiore alle passioni del momento.
l'ora di proferire questa parola è giunta. La guerra si avvicina alle mura della città e con dolore ineffabile io mi allontano con una parte del mio esercito, trasportandomi laddove la difesa dei miei diritti mi chiama. L'altra parte di esso resta per contribuire in concorso con l'onorevole Guardia Nazionale alla inviolabilità e incolumità della capitale, che come un palladio sacro raccomando al Ministero. E chiedo all'onore e al civismo del sindaco e del comandante della Guardia Cittadina la cura di evitare a questa patria carissima gli orrori dei disordini interni e i disastri della guerra vicina, al quale scopo concedo a questi ultimi tutte le necessarie e più estese facoltà. Discendente di una dinastia che per 126 anni regnò in queste contrade continentali, dopo averle salvate dagli orrori di un lungo governo viceleale, i miei affetti sono qui. Io sono napoletano e non posso, senza grave rammarico, dirigere parole di addio ai miei amatissimi popoli, ai miei compatrioti. Qualunque sarà il mio destino, prospero o avverso, serverò per essi forti ed amorevoli rimembranze. Raccomando loro la concordia, la pace, la santità dei doveri cittadini, che uno smodato zelo per la mia sorte non diventi causa di turbolenza. Sia che per le sorti della presente guerra io ritorni in breve fra voi, o in altro tempo in cui piacerà la giustizia di Dio restituirmi al trono dei miei maggiori, fatti più splendidi dalle libere istituzioni di cui l'ho irrevocabilmente circondato, quello che imploro da ora è di rivedere i miei popoli concordi, forti e felici. Napoli, 5 settembre 1860, Francesco II. Ecco, già questo a mio avviso basterebbe per spiegare, senza troppi giri di parole, qual era la tempra, chi era Francesco II di Borbone. Questo che ho testé letto è il proclama che l'ultimo re di Napoli, Francesco II di Borbone, indirizzò al suo popolo il 5 settembre 1860, quando si preparava ad abbandonare la città di Napoli, assieme alla regina Maria Sofia di Baviera e da quella parte della corte che gli era rimasta fedele e che non si era venduta, come molti purtroppo fecero, al nemico invasore. Dicevo, basterebbero queste poche toccanti righe per spiegare chi era veramente Francesco II di Borbone, l'ultimo legittimo re delle due Sicilie. Un sovrano che la storiografia dominante, sempre troppo partigiana, la vulgata storiografica dominante, ha sempre dipinto in maniera un po' ingenerosa, no? Per usare l'eufemismo, basti pensare all'epitodo di Franceschini, una diminuzio, no? Così come poco è stato considerato anche da quelli che si definiscono borbonici. Sono molti quelli che, quando va bene, dicono che Francesco II fosse inesperto, fosse troppo giovane, fosse troppo bigotto, forse incapace di badare agli affari dello Stato e soprattutto di scansare, di parare quella buriana di dimensioni epocali che si andava scaraventando sul suo regno. Poi il giudizio diventa addirittura impietoso se non si paragona al padre, a Ferdinando II di Borbone, che sicuramente è stato il più importante, il più capace, se così possiamo dire, della dinastia Borbone. Ma la domanda oggi che noi ci poniamo è questa: ma è stato veramente così? Ecco, quello che cercheremo di scoprire proprio attraverso questa chiacchierata. Intanto Francesco II nacque a Napoli il 16 gennaio 1836 dal re Ferdinando II e dalla regina Maria Cristina di Savoia, che è la famosa regina santa, quella che è stata canonizzata, è stata beatificata, meglio dire, dalla Chiesa Cattolica nel 2014. Quando salì sul trono di Napoli il 22 maggio 1859 aveva soltanto 23 anni. Salì sul trono in seguito proprio alla morte improvvisa e inaspettata del padre. Il suo regno fu brevissimo e si concluse, lo sappiamo, il 13 febbraio 1861 con la capitolazione della fortezza di Gaeta. Quindi, facendo un po' di campo, mi pare che siano lì circa 21 mesi. 21 mesi è un periodo assolutamente, come dire, insignificante per giudicare l'operato di un monarca. È stato addirittura il regno più breve dopo quello del noto Francesco I, che aveva governato per 5 anni. Nel 1859 Francesco II sposa la duchessa
Maria Sofia di Baviera, che era sorella dell'imperatrice d'Austria Elisabetta e cugina del re Leopoldo di Baviera, e aveva 5 anni, vedo lì. Sicuramente Francesco d'Aveva il carattere duro, il carattere autoritario, il carattere intransigente, diciamo, del padre, anche se fin dall'inizio però si adoperò molto per cercare di seguire quella che era stata la sua linea politica. Ecco, e non tutti dicono che il brevissimo regno di Francesco II fu caratterizzato da una caratteristica, se così possiamo dire, riformista. Ecco, questo in pochi lo dico. Dette maggiore autonomia ai comuni, ridusse le tasse guardando sempre però al bilancio dello Stato, varò una serie di opere pubbliche, soprattutto a livello ferroviario, che poi rimasero lettera morta perché dopo il 1860 sappiamo cosa accadde. Migliorò il sistema carcerario, guardando sicuramente alle esigenze dei detenuti. Varò delle norme di assoluto buon senso per quel che riguardava il commercio estero, ridusse le tasse doganali e varò delle misure soprattutto a vantaggio dei ceti più umili e più poveri della popolazione. Una per tutte, decise di mettere in vendita delle partite di grano a prezzo assolutamente irrisorio per venire incontro alle famiglie indigenti, soprattutto nei momenti di carestia. Fu quindi, possiamo sicuramente dire, che fu un sovrano, fu un sovrano illuminato. Di certo non aveva nella tempra del padre né l'indulto, ma si dimostrò un re capace di governare, soprattutto avendo la sua stella polare, che era quello sempre del bene, della prosperità della sua vita. La regina Maria Sofia era addirittura più giovane di 5 anni di lui, come abbiamo già detto, e quando salì sul trono aveva soltanto 18 anni. Il carattere di Maria Sofia, questo non è un mistero, era molto più energico e risoluto di quello del regalo consorte, e lo dimostrerà a chiare volte quando durante l'assedio di Caenna si distinse per coraggio, per abnegazione, anche forse per incoscienza, quando sui bastioni metteva a repentare la sua vita, sfidando i proiettili assai poco intelligenti di Cialdini, diventò l'anima, incarnò l'anima della resistenza borbonica all'assedio di Caenna. Quindi sono due caratteri completamente diversi, pagato e riflessivo Francesco II, più impulsiva, didattica la regina Maria Sofia. Ma come sappiamo, spesso e volentieri i caratteri opposti si attraggono, e anche in quel caso così fu. Le piante borbonici, infatti, pur nella diversità caratteriale, riuscivano a mettere in piedi un menage familiare assolutamente di rispetto e di reciproca comprensione. Quando alla politica estera, Francesco II, almeno all'inizio, si posizionò, anche per aver sposato, per il suo matrimonio, si posizionò sulle posizioni austriache, quindi fu un conservatore. Quando però Garibaldi invase il regno, fu costretto a votare radicalmente Conte e si trasformò in liberale. Varando una serie di provvedimenti molto discutibili, ricordiamo il principale, l'introduzione della Costituzione, il rimpatrio degli esuli borbonici, la concezione della amnistia ai condannati per i delitti politici, l'abolizione della guardia urbana e così via di seguito. Provvedimenti che sono stati astramente criticati, anche perché secondo molti sono stati proprio questi provvedimenti ad accelerare la fine, la disgregazione del regno delle due Sicilie. La domanda è questa: ma furono veramente questi provvedimenti tutta farina del suo sacco, o si dovettero ai collaboratori di cui lui si era circondato, primo fra tutti l'onorevole primo ministro Carlo Filangieri? Ecco, è una bella domanda. Una bella domanda a cui sarebbe il caso di cominciare a dare delle risposte. Chiaramente non è nostra intenzione oggi qui fare il processo di beatificazione di Francesco II. Le sue colpe in quel delicato frangente furono anche evidenti. A mio avviso però furono soprattutto delle colpe, come si dice, invigilate, cioè nel senso che non seppe contornarsi di persone che erano all'altezza della situazione e soprattutto non riuscì a scansare i traditori, quelli che si erano venduti già al nemico per un piatto
direttrice, uno per tutti, riporre Romano, no? Sappiamo la figura di questo galantuomo, nel vero senso della parola, che fu capace di passare impunemente da un versante all'altro, colui che facilitò di molto l'avvento di Garibaldi della capitale Regno a Napoli. Garibaldi arrivò a Napoli seduto in treno con un pacioso turista la domenica, tra l'altro il cavallo bianco e cariche alla Baracanzo. E poi il povero Romano fu quello che consegnò la città di Napoli ai capi pastore della Camorra, incaricati di mantenere l'ordine pubblico. Ecco, signori miei, io ho fatto la prima riflessione. Ecco come fu fatta l'unità d'Italia. Fu fatta con l'inganno, fu fatta con il voltafaccia, fu fatta con i trambetti. Fu fatto con i camorristi che diventano inflessibili tutori dell'ordine pubblico, e fu fatta soprattutto con una grande elargizione delle famose piastre turche, no? Che erano quelle con cui si pagavano il prezzo del tradimento. Ma tutto questo mi sa perché, caro Presidente, tu lo insegni, essendo nel mondo della scuola, di questi di testo non c'è alcun traccia. Ma torniamo a Francesco II, che si appresta a lasciare Napoli prima che il treno portasse il peppino nazionale della capitale. Ed anche qui si pongono due domande. Non si poteva fare diversamente? Non poteva il re Francesco II resistere casa per casa a Napoli? Non poteva mettersi alla testa di quel che rimaneva del suo esercito e andare incontro al nemico sfidando a situarti in sogno? Tutte ipotesi assolutamente plausibili, tutte ipotesi legittime ed anche praticabili, ma che Francesco II di Borbone aveva categoricamente scartato in partenza. Quindi lui non si mise alla testa del suo esercito perché vigliacco, perché timoroso di incontrare Garibaldi e di sfidarlo, o magari per paura di rimetterci le penne. La sua fu una scelta dolorosa, ma fatta con tutti i cristi. Egli stesso lo dice, no? In quel famoso proclama di cui abbiamo letto precedentemente il testo. Egli stesso decide con rassegnazione, scema la debolezza, con animo sereno e fiducioso, quale si addice al discendente di tanti monarchi. Quindi era stata una scelta meditata quella di abbandonare Napoli senza combattere, una scelta che lui aveva manifestato nei giorni immediatamente precedenti, sia ai suoi più stretti collaboratori, ma sia soprattutto al corpo di governo che era rimasto presso la sua corte. E perché? Perché egli non avrebbe mai consentito che Napoli, la capitale del suo regno, la città che egli amava profondamente, fosse turbata dalle rovine, dai disastri della guerra. E lo dice. Qual è il suo, perché lui compie questa scelta dolorosa? Perché desiderava salvare i suoi abitanti e la loro proprietà, i sacri templi, i monumenti, gli stabilimenti pubblici, le collezioni d'arte e tutto quello che forma il patrimonio della sua civiltà e della sua grandezza e che appartenendo alle generazioni future è superiore alle passioni del mondo. Ecco perché in quel settembre del 1860 egli lascia e si va a chiudere nella fortezza di Gaeta. Una mossa che dal punto di vista strategico, dal punto di vista militare, è un lavoro clamoroso, se noi ci pensiamo bene, ma che fu assolutamente meditata. Non era un imbecille il re Francesco II, né tantomeno una persona che badava solo alla preghiera, come si legge nei libri, ma era uno che aveva ben in mente le cose da fare in quel frangente periglioso, un frangente delicato, un frangente in cui non si riusciva a vedere la via vicina, ma egli veramente credeva che la fortezza di Gaeta, pur con le sue mura possenti, avrebbe potuto resistere ad eterno alle cannonate e all'assedio di Cialdini. Solo uno sprovveduto avrebbe potuto pensare ciò, ma anche quella fu una scelta meditata. Sicuramente era inesperto, sicuramente era giovane, ma Francesco II non era un imbecille. Francesco II sperava che la soluzione al problema italiano, tra virgolette, non discendesse, non dovesse dipendere dalla battaglia campale, dalla guerra, ma dipendesse da una intervento di quella che noi oggi chiameremo la diplomazia internazionale. Egli voleva assolutamente che le potenze europee si radunassero a convegni, a congresso e decidessero il da farsi, come già è stato fatto nelle precedenti epoche storiche. D'altro canto, lo stesso Napoleone III aveva più volte promesso a Francesco II un intervento in tal senso, un intervento
che poi non ci fu mai. Ecco perché lui fu costretto a resistere per quei lunghi mesi, dal novembre al febbraio del 1861, rinchiuso nella fortezza di Gaeta, perché voleva fortemente che la fortezza di Gaeta fosse l'ultimo lembo dello Stato borbonico, quell'ultimo lembo in cui dobbiamo sventolare la bandiera gigliana, e quindi dare modo alle potenze europee e internazionali di intervenire e di intervenire nei suoi confronti, perché lui si riteneva, come giustamente era stato, aveva subito un soprusso inaudito contro qualsiasi regola del diritto internazionale, quindi sperava che le potenze europee, come già accaduto in passato, risolvessero la questione italiana. Ma così non fu, passarono i mesi, passarono settimane, e quindi questo congresso, questo intervento della comunità internazionale non ci fu. E così il misfatto fu perpetrato. Un legittimo re, che come lui stesso dice, che era in pace con tutte le potenze e con tutti europei, era stato costretto ad abbandonare il suo regno. Prima cacciato, diciamo così, da un generale di rosso vestito che si era reso autore di un atto di pirateria, e poi dal suo fedele compagno, Vittorio Emanuele II di Savoia, che aveva giocato, nonostante si dichiarasse fratello e amico di re Francesco II, aveva giocato lui e Garibaldi come fatto a guardia, come si fa generalmente a guardia. Così andarono le cose in quel nefasto del 1860. E il bello è, qui siamo alla contestualizzazione, che i risultati, a mio avviso, dei fasti di quella ignobile pantomima sono ancora tangibili al giorno d'oggi. Ma torniamo al nostro Francesco II, che dopo il 13 di febbraio abbandona Gaeta e si trasferisce a Roma, ospite del pontefice Pio IX. Anche qui, nei primi anni del suo doloroso esilio, Francesco II non aveva perso le speranze di riconquistare il suo regno. Ecco perché continuò a mantenere in piedi il governo, ecco perché continuò a tempestare di missive e di lettere la diplomazia e i capi di Stato degli altri Stati nazionali europei, proprio per sollecitare la definizione di questa questione italiana. Ma questo intervento, come abbiamo già detto, non ci fu mai. Ecco perché in quel periodo Francesco II, ma soprattutto la regina Maria Sofia, guardavano con molto interesse ciò che accadeva nell'Italia meridionale, dove infuriava la lotta del cosiddetto brigantaggio e dove si sperava, attraverso proprio l'intervento della centrale legittimista, di venire a capo di questa situazione in un modo che non fosse quello diplomatico, ma dal punto di vista della rivolta contadina. Anche però queste cose, come sappiamo, non riuscirono a capovolgere la situazione, e quindi le speranze diventarono sempre più fredde. Francesco II abbandona Roma pochi mesi prima del settembre di 1870, quando i bersaglieri irrompono e conquistano Roma. Si trasferiscono a Parigi, la vita di coppia nel frattempo con la regina Maria Sofia si era normalizzata con qualche scossone, con qualche burrasca, tanto che nel 1869 addirittura nasce una figlia che mi pare si chiamasse Maria Pia Cristina, che però, proprio in onore da dove è la mamma, però che morì dopo pochi mesi. Si trasferirono a Parigi e vissero praticamente in situazioni di dignitose, ma molto ristrette dal punto di vista economico, anche perché Garibaldi prima e i Savoia poi avevano sottratto a Francesco II tutto il patrimonio personale. Addirittura a un certo punto il governo italiano gli fa una proposta e dice: guarda, io sono disposto anche a restituirti una parte del tuo patrimonio personale, però tu mi devi promettere solennemente che rinuncerai a tutte le aspirazioni sul regno delle tue Sicilie. Allorché il re Francesco II sdegnosamente rifiuta e dimostrando come il suo nome non fosse in verità. Muore nel 1894 ad Arco di Trento, che allora era un possedimento austriaco, dove si era recato per sottoporsi alle cure termali. Aveva soltanto 58 anni, se voi vedete le immagini, le dimostra molto, molto, molto di più. Il suo corpo fu sepolto da collegiale nella stupa e rimase per qualche tempo. Quanto a Maria Sofia, lei non si rassegnò mai alla perdita
del suo amato regno, anche dopo la morte del marito, e continuò a brigare, nel vero senso della parola, nel tentativo di raggiungere il risultato che era quello di riconquistare, di tornare in possesso del suo regno. Quel suo regno, anche perché non disdegnò anche di usare mezzi di cui adesso parleremo, anche perché lei non dimenticava che quella subita da lei e dal marito era stata una vera e propria rapina a mano armata. Ecco perché intrattenne rapporti più o meno segreti con gli anarchici, con i socialisti, che tentavano soprattutto di destabilizzare la monarchia sabauda in Italia. Questo la fine del XIX secolo, mezzi alle imprese dei vari passanati, mezzi soprattutto anche da Lombrecci del 29 luglio 1900 a Monza, lo sappiamo, uscise il re Umberto I di Salone. Qui si aprirebbe tutto un altro scenario molto interessante, molto affascinante. Forse sarà il caso di farci proprio un commento, perché sono dei risvolti che meritano di essere rimarcati, ma non è questo il momento. Maria Sofia di Pavia vede a Baccani il 18 gennaio 1925 a Monaco. Ecco, per chi non lo sapesse, Francesco II di Borbone e Maria Sofia di Baviera, assieme alla figlia Cristina Pia, riposano da una trentina d'anni nel mausoleo, chiamo io, di Santa Chiara a Napoli, dopo tanti anni di ingiusto esilio. Prima di concludere questo mio intervento, voglio leggervi la parte finale di un'intervista che un grande giornalista, Giovanni Azzardo, fece nel novembre del 1924 alla regina Maria Sofia di Baviera a Monaco. Novembre 1924, gennaio 1925, quindi siamo una 30-40 giorni prima della morte della regina. È la parte finale che vi leggo perché è abbastanza lunga tutta l'intervista, io ho cercato di condensare la parte più significativa. I Savoia non sono stati chic con noi Borboni, questa è la regina che parla. Che Don Giovanni Rossi, che era impiegato della reale casa nostra e che aveva la custodia del porterò di 4 milioni di ducati, proprietà privatissima di mio marito, sia andato subito a presentarlo a Garibaldi, appena costui entrò in Napoli, per farsi tenere, non mi meraviglia. Che il Garibaldi lo abbia subito confiscato, insieme ai porterò degli altri principi borbonici, ed è pure questo che fa meraviglia. I rivoluzionari hanno sempre fatto così con i re caduti. Ma che i Savoia, dopo che ebbero ammesso il regno di Napoli, non abbiano sentito il bisogno di usare un po' di riguardo ai Borboni, che erano stati re legittimissimi come loro, questo è ciò che ancora oggi, con tanti anni, mi fa meraviglia. Vittorio Emanuele lo sapeva pure che quei 4 milioni di ducati venivano dalla dote della madre di Francesco II, venivano dalle eredità di Maria di Savoia, erano il frutto della vendita dei beni alluviali del primo ramo dei Savoia in Piemonte e di Palazzo Salviati a Roma. E sapeva bene che la villa di Caposeri a Mola, vicino Forno, non aveva nulla da fare con i beni della corona, quei palazzi reali di Portici e di Capodimonte, per esempio, ma era stata proprietà personalissima di re Ferdinando e da questi lasciata al re Francesco, mio consorte, in testamento, proprio in testamento, come bene libero. Ma non fece nessuna distinzione, neppure lui come il Garibaldi. Fu un re che si comportò con noi come un rivoluzionario, e ciò non è un bene. La Repubblica Francese fu molto più signora con gli Orleanzi di quanto sia stato il Regno d'Italia con noi. E ora voi mi dite che i figli del Regno d'Italia sono sani e belli e che si godono la vita. Io ne sono felice e auguro loro ogni bene. Ma il modo, e qui è profetica, ma il modo in cui hanno trattato loro, noi, è di brutto augurio. Dio non voglia che un giorno anch'essi non abbiano da difendere dall'esilio i loro patrimoni personali. Ma la regina mi pensa con dolcezza, parla dei suoi servitori italiani, i tre ultimi che ebbe, sa con più sono i nomi, cosa fanno, dove sono. Erano tre meridionali che mi restarono remoti all'infuori di ogni convenienza personale, finché non fui io che li mandai via, perché erano giovani, venuti al mio servizio per raccomandazione di qualche vecchia amica. Dovevano farsi una famiglia, non era più possibile che perdessero il tempo intorno ad una vecchia signora. Si possono fare molte ferrovie, molte strade, molte scuole in quei paesi. Gli uomini non si cambiano, sapete. Resteranno sempre attaccati per devozione personale al padrone che saprà convincere. I più bravi soldati di tutta la penisola, insieme ai montanari alpini. Avevo Gaetano Restivo, siciliano di Ficarazzo, in provincia di Palermo. Adesso è laggiù al suo paese. Mi ha mandato tempo fa una cassettina di arancia.
l'ultimo tributo che mi arriva, poi Luigi Tagliaferri di Caserta, nipote di un altro Tagliaferri che fu con me a Gaeta, poi Gaetano Marsala, abruzzese di Pesco Costanzo, che ora fa il calzolaio a Parigi. Questo Marsala è un'anima semplice e mi parlava sempre della corona giuida che si conserva nella collegiata del suo paese. Pareva che contasse delle favole quando raccontava della corona giuida, che da quando capì deve essere in qualche sagrestia della chiesa, e il Marsala da bambino deve averla ammirata a lungo quando si preparava per servirvesse. Per lui c'era attorno alla corona di Pescolo Stanzo veramente un regno perduto, pieno di tutti gli splendori, assai più che per me. Un siciliano, uno di terra di lavoro, un abruzzese, avrebbe proprio attorno a me tutte le province del regno. La voce si abbassa, stanca, cade, del tutto che muore, sento che la regina mi accomoda, mi lascia di nuovo in margine alla sua lunga vita, in cui mi illusi a qualche accento di poter guardare con occhi chiari. Di questa sua vita non mi ha lasciato intravedere nulla, solo degli scorci e le prospettive sul suo pensiero, dei giudizi se volete, ma della vita profonda nulla. Della sua tragedia ci sono mai stati confidenti e i monologhi sono aboliti. Quando sono sulla soglia, è alzato che parla, la regina comprende la mia disillusione sciocca e ne ha una pietà ironica. Alta in mezzo alla sala, essa mi chiama con un cenno. Forse ora mi appare per un istante la vera, la barbara Maria Sofia di Wittelsbach, fatta per essere guidatrice di cavalli, compagna di conquistatori, madre di re, ma la solita voce smarrita mormora: voi siete giovane, signore, vedrete ancora vecchie regine, tante cose, tante cose. Mentre tentavo il mio inchino cortigiano, Maria Sofia accennava ancora tristemente col capo all'avventura del mondo, che essa non vedrà più, ma forse osservava anche la mia goffaggine plebea dello seguo alla maestà e l'impiccio in cui ero per uscire dalla stanza senza voltare le spalle, come ho letto nei libri che si pratica coi re, e compiaceva questi miseri tempi in cui non si insegna neppure l'inchino di danzi alle regine. Ecco. È un'intervista molto lunga e molto bella, devo dire che anche all'inizio presenta dei lati molto toccanti, però la vecchia regina, a poche settimane dalla sua morte, non aveva perso niente, possiamo dire, del suo temperamento. Era sempre quella che passava su bastioni incessantemente di Gaeta, sfidando il suo nemico per incitare i soldati alla resistenza. È anche una persona che però non aveva dimenticato i torti subiti, quelle azioni inique, come diceva lei, che non si addicono, che non si confanno ai re, si confanno ai rivoluzionari, quando era Garibaldi, ma non si confanno ai re. Ed è anche profeta, l'abbiamo già detto, quando dice, parlando di Savoia, stiano attenti, e in effetti però di Savoia, ho finito, vi avvio alla conclusione, era stata profetica. Però i Savoia erano stati più intelligenti, più furbi, perché prima di scappare a Brindisi avevano portato tutti i forzieri in Svizzera. È indubbio però che quel regno gli era stato, che aveva governato per pochi anni, era rimasto impresso nel cuore. Un'ultimissima considerazione. Da quel 1860 sono passati tanti anni, 150 forse anche di più, ma il ricordo degli ultimi sovrani di Napoli, Francesco II di Borbone, Maria Cristina di Cavour, non si è fatto affievolito. E manifestazioni come quelle di oggi servono non soltanto a ricordare queste due grandissime sovrani, queste due grandissime persone, ma anche ad insegnare, a ricordare alle giovani generazioni, ad ammonire soprattutto, lanciare un mondo alle giovani generazioni, che la storia, quella che è stata scritta dai vincitori, non sempre bisogna fidarsi della storia scritta dai vincitori, soprattutto quando legittima e giustifica un abuso, un sopruso di gigantesco come quelle che sono stati costretti a subire Maria Sofia di Baviera e Francesco II di Borbone, soprusi di cui ancora oggi, ripeto, paghiamo tangibili le conseguenze. Qui a Scafati il preside Giannone ha dimostrato con i fatti e non con le parole che può esserci una dignità anche per la storia dei libri. Io spero vivamente che la cosa possa ripetersi anche in tanti altri posti in questa nostra meravigliosa terra. Magari, che so, intitolando una strada, una via, una piazza, un largario, un qualcosa a Francesco II di Borbone e Maria Sofia di Baviera, gli ultimi sovrani di Napoli, o per meglio dire, gli ultimi nostri sovrani. Vi ringrazio per aver preso attenzione. Non avevamo dubbi che Fernando Riccardi
cioè, avrebbe fatto qualcosa di eccellente nel descriverci questi due personaggi. Vorrei soltanto ricordare due sovrani che stavano sotto le bombe, quindi potevano tranquillamente fare una vita diversa, invece decisero di rischiare la vita sotto le bombe. Tutti sanno Francesco II quando via da Napoli disse: eravate una capitale, diventerete un capoluogo di provincia e non vi lasciarono nemmeno gli occhi per piangere. Comunque, va bene così. Prima di dare la parola al nostro prezzo Vincenzo Giannone, ci terrei sempre a farvi sentire un pezzo molto importante. Sicuramente qui in sala, come molto in Campania, sono tifoso juventini. Vi posso garantire che essere tifoso juventini e anche tenere l'unica cosa che è rimasta insieme all'Inps per mantenere l'unità nazionale. Quando quei signori a Torino cantano Vesuvio, lavali col fuoco, io spesso chiedo a questi tifosi campani: a voi come vi sentite? Loro minimizzano, invece gli spacca Neapolis in questo bellissimo pezzo che ci fanno capire cosa vuol dire avere il Vesuvio. Questi Franco Cassano li chiama erodiani, da qui
portano soldi, lustro e gloria a questa gentaglia. Va bene, quando a Gaeta quest'anno, dal convegno di Gaeta, fondato da Silvio Vitale da più di 20 anni fa, sentì il paese Giannone che lesse questa lettera, la prima cosa che mi venne in mente, infatti glielo chiesi di fare un intervento a teatro, di come venisse fuori la differenza fra due personaggi, Francesco II di Borbone e Vittorio Emanuele II, fra due modi diversi, due modi di vivere, di concepire il quotidiano, due stili, due mondi veramente opposti, quello che stava finendo e quello che è arrivato, e quello che ci troviamo oggi. Oggi tutti ci lamentiamo, si dice non c'è più religione, non c'è più educazione, rispetto, non c'è più nulla. Questa lettera, dal mio punto di vista, racchiude queste differenze. Prima di dare la parola al presidente Giannone, prima di dimenticare, volevo dire che c'è fuori l'Istituto Fondazione Francesco II Sicilia, che si stanno cercando di portare avanti la causa di beatificazione di Francesco II. Quindi fuori ci sono dei brillanti, potete prendere tutto il materiale che serve per cercare anche di dare la mano a questo. Il referente è Don Massimo Cuomo. Do la parola al presidente Giannone. Buonasera, a chi non ho salutato prima, vi ringrazio per essere qui, soprattutto perché vedo che ci sono molti amici venuti da lontano, pochi dalla nostra città, questo mi dispiace molto. Però un primo ringraziamento lo devo fare al sindaco, è doveroso. Io veramente con tutto il cuore, sindaco, vi ringrazio perché un po' di anni fa, quando è stato il 2010, avete accettato la mia proposta insieme a quella deliberata dal Consiglio di Circolo, naturalmente, insieme agli altri consiglieri, amici nostri, comuni, qualcuno anche qui presente, di intitolare la scuola di Corso Trieste a Ferdinando II di Borbone. Quindi un grande ringraziamento, sentito di cuore veramente, al sindaco Aliberti, perché senza il suo appoggio questo non si sarebbe potuto realizzare. E credo che passerà la storia insieme a me, perché un giorno verrà il giorno in cui si dirà: qualcuno ha intitolato, ha avuto il coraggio di intitolare una scuola. Coraggio, io non so se ci volesse poi tanto coraggio di fronte alla verità e alla realtà, perché io mi sono accostato alla verità un po' di anni fa, ignorante come tutti voi, distorto naturalmente, perché a scuola mi avevano insegnato delle frottole. Garibaldi, grande Garibaldi, Cavour, simpatizzante di Cavour, oggi lo detesto, per me può stare all'inferno per l'eternità, per quello che ha fatto a noi, perdonate, ma lo dico per cuore. Ha ottenuto quello che voleva, ma secondo me sta all'inferno. Vabbè, dunque, detto questo, prima di presentarvi questo particolare documento che credo sia sconosciuto a molti, perché nelle mie letture ho incontrato questa nota, questa conferenza di un direttore del giornale Il Contemporaneo di Firenze, che ha scritto 40 conferenze nel 1864 e le ha pubblicate in un volume. E tra queste conferenze molte erano dedicate a Vittorio Emanuele, e una di queste è dedicata a Napoli, c'è qualcuno dedicato a Cavour e gliele canta pure. Ma prima di leggervele, io vi voglio sottolineare, perché a volte ancora oggi fa paura dire, parlare di Francesco II, parlare di Ferdinando, come se dovessimo vergognarci, come se dire sei neoborbonico è come un tempo si diceva sei fascista o sei comunista o che so io. Io non credo proprio, non credo proprio, perché io ho scritto a quelli che amano la verità e la giustizia. Chi è neoborbonico in realtà si identifica nella verità e nella giustizia. Non si identifica in un personaggio che è il re, ma è quello che era prima, l'onestà, la sincerità, la lealtà, cosa che poi non c'è più stata. Quelli che desiderano conoscere la vera storia, perché fino ad oggi ci hanno raccontato frottole, ed è una storia che quando si va a leggere vi vengono i grampi allo stomaco. A me fa questo effetto, ogni volta che la leggo mi viene proprio
ribollire il sangue, che disdegnano la menzogna e la falsità, perché fino ad oggi è stato solo menzogna e falsità. Io ho scritto un saggio che non è altro che la sintesi delle mie letture, credetemi, lo leggo più di una volta, ogni volta che lo leggo sempre le stesse effetti, perché di fronte alla cattiva, di fronte alla falsità, all'ipocrisia, non si può restare indifferente. Due re a confronto, vedete il rosso e il blu, io ho usato la matita, perché essendo un docente, fino a qualche anno fa, si usava la matita per segnare il rosso, gli errori gravi e anche il blu. Io invece voglio fare una differenza col rosso e il blu. Vittorio Emanuele di Savoia, secondo in rosso, e quindi errore grave, quantomeno per la falsità in persona, e il blu, Francesco II, che non vuole essere in questo caso un errore, ma le cose buone e le cose cattive. Il primo, Francesco II apparteneva, come anche ha citato lui Claudio, a un mondo precedente, che noi diremmo antico, ma antico non è sinonimo di stupidità, di passaggio. Cattolico è ancora oggi, cavalleresco, ma ancora oggi noi chiediamo di essere gentili, cortesi, educati, rispettosi della legalità e via dicendo. Tradizionale, ma la tradizione non è da condannare. Se non torniamo indietro, se non guardiamo alla tradizione, ma che cosa ci resterà? Il futuro? Quale futuro, signore? Ogni tanto, io l'ho detto anche io qualche giorno fa, bisogna tornare indietro, nel senso che bisogna guardare indietro per riscoprire quelli che erano i valori che oggi non ci sono più. Oggi non ci sono più, io non so dove si andrà ad arrivare. Il progresso, ma non possiamo nasconderci dietro al progresso se non sappiamo dove si va a parare, come diciamo noi, perché noi siamo responsabili del futuro, come lo erano quelli prima di noi, quelli che hanno combinato questo pasticcio che oggi noi ci portiamo dietro, perché da 150 anni questo nostro paese ormai è cenerente. Questa farsa dell'Unità d'Italia è una grossa bugia. Non è stata fatta l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia è stata imposta con le fucilazioni, con la forza, peggio dei nazisti. I nazisti sono venuti dopo, ma prima ci sono stati i piemontesi, sono venuti al sud per liberarci dalla tirannia. Ma da quale tirannia? Per data pazienza. Questa farsa del risorgimento, non esiste il risorgimento italiano. Noi non abbiamo mai fatto la rivoluzione. Diceva Francesco II, non sono i miei sudditi che mi combattono, ma la rivoluzione è venuta da fuori. In realtà non c'è stata nessuna rivoluzione nel sud. Qua c'è stata solo una congiura. Che se oggi noi in Italia venissero i marziali e i nostri generali si vendessero, e noi convinti di avere un esercito che ci protegge, invece poi ci accorgiamo un pochino alla volta, perdi di qua, perdi di là. Perché? Perché i generali si sono fatti corrompere. L'Italia è stata fatta con la corruzione, signori, ma è inutile che ce lo nascondiamo. Qua i generali sono stati comprati, gli altri ufficiali dell'esercito. Cavour ha mandato i soldi. E non lo dico io, perché io vi dico quello che è scritto. Chi conosce la storia sa che dico la verità. Cavour mandava ben due volte, ha mandato dei personaggi con 500.000 lire o con franchi, non ricordo più. A che serviva? A che serviva i soldi? A comprare finanziere, il tradimento. Quando oggi sentiamo dire a partire di calcio era truccato e ci scandalizziamo, ci scandalizziamo una partita truccata. Qua tutte le battaglie che ha fatto Garibaldi erano tutte truccate. Il grande eroe, ma quale eroe? Eroe di quale? Degli stivali, non degli stivali, dell'Italia, non dello stivale. Garibaldi è stato fatto passare perché la parola d'ordine era deve passare. Si sono venduti tutti, ma non hanno venduto il re. Perché finché se fosse fatta la Repubblica avrei forse anche capito, vogliamo la Repubblica. Ma voi avete venduto il vostro paese a un re straniero, Savoia, che ha disprezzato i napoletani, che continuava a disprezzare. Vabbè, il fatto che parlasse francese, l'Italia è stata sempre quella del sud, non è stata quella del nord, ma non lo dico io. Allora, perché non vi voglio portare alle lunghe, perché potrei parlare ancora per molto tempo, soprattutto se poi mi riscaldo. Allora, questo è Stefano Sanfona, era il direttore di una rivista, il quale era anche apprezzato a corte dai piemontesi, e lui delicatamente gli rinfaccia le cose a Vittorio Emanuele.
Vero. Questo documento è interessante perché Francesco II ancora oggi viene visto in modo negativo. Ancora oggi, soprattutto alcune che sono neoborbonici, cioè lo condannano. Allora, signori, noi siamo tutti di una certa età, qualcuno molto più giovane di me, abbiamo tutti figli. Io ne ho uno di 23 anni. E quando hai un figlio di 23 anni, improvvisamente muore e lo lasci in balia di serpi, di lupi, che deve amministrare uno Stato, il quale giovane figlio di Maria Cristina, di una santa donna che è stata educata in quel modo, perché l'errore è stato lì, è stato educato male. Perché quando noi abbiamo qualcuno buono, è buono e fesso, diciamoci. Quando non è buono è tiranno. Perché quando Ferdinando II, quelle poche volte, credetemi, fucilazioni sono state rare, l'errore che ha fatto Ferdinando II di non aver fucilato nessuno, ogni volta che erano condannati alla galera a vita, li mandava in esilio. E queste persone si rivolgevano contro dopo che essere state verificate, continuavano a tramare. Questo è stato il grande errore, questo Francesco è stato educato in questo modo, ad essere buono, generoso. Quando Maria Cristina è morta dopo 15 giorni, ha chiamato il marito Ferdinando e si è fatto promettere che non avrebbe fucilato nessuno. E Ferdinando ha mantenuto la parola. Invece l'hanno calunniato, criticato, il re galantuomo, Vittorio Emanuele II, il re galantuomo. Però vi posso raccontare altre cose. 1864, 40 conferenze, nell'introduzione si impone avverte: ho detto la verità al popolo, l'ho detta ai nemici più feroci senza paura, ora la dica al re Vittorio Emanuele senza ipocrisia. Al popolo la dissi per compassione, ai ribaldi la rinfacciai per oltraggio, al re la dico per dolce ricordanza di un'antica e reciproca benevolenza. Come diremmo noi, le canta le corna. Noto in Italia e fuori, alla corte di Torino più specialmente, se non per l'ingegno, per l'onestà certa del mio coraggio. Io non sento il bisogno di assai parole. Dico solo a chiarimento della mia intenzione che le 40 conferenze che pubblico sono religiose, politiche e morali. Perché la religione è l'uomo, la politica è il governo, e la morale è la società. E l'uomo, il governo e la società furono ingannati e ingannarono. Ecco cosa dice, sì, si dice in tutta Europa che Francesco II deve la sua rovina alla sua politica, è quello che si continua a dire, alla sua indolenza, non è vero, perché non ha tenuto conto dei benevoli consigli, Rosso, quali consigli? Che la maestà vostra gli ha dato in più occasioni per salvarlo, per affossarlo. Conservate voi copia delle lettere che scrivete? Rileggiamo, io le ricordo e con me le ricordano l'opinione pubblica e la storia che non si ingannano, la storia non si inganna, perché prima o poi i documenti vengono fuori, prima o poi emerge. Cosa scrive Vittorio Emanuele? Ipocrita, falso, bugiardo, all'animo del cugino, dicevo che c'è i parenti, sono sorprendente, diceva. Maestà, mio carissimo cugino, noi tocchiamo a un'epoca in cui l'Italia deve dividersi in due stati potenti, uno settentrionale e l'altro meridionale. Bugia, stavano da un pezzo e studiavano a impossessarsi di un intero paese. I quali, con adottare una politica conforme, avranno per compito di dare il loro concorso alla grande idea che predomina oggi nella penisola, l'idea unitaria. Unitaria, tutto a te e niente a me, questo forse sì. Uniamo, caro cugino. I nostri sforzi per una nobile impresa. Uniamo i nostri rispettivi stati, convincoli di amicizia reale. E gli stava facendo le scarpe, altro che amicizia reale. Rosso, dai quali per certo nascerà la grandezza della nostra penisola. Date ai vostri sudditi una costituzione liberale, chiamate intorno a voi quegli uomini che sono in maggiore considerazione, perché maggiori dolori hanno sofferto per la causa della libertà. Ed è quello che fece. Dissipate i sospetti del vostro popolo ed un'alleanza eterna. Si cimenti fra i due più potenti stati della penisola a far sì che la patria nostra possa essere. L'unico stato potente è il regno delle due Sicilie, altro che un piemontino. Aspetto con ansietà, ipocrita, con ansietà una risposta soddisfacente. Ma non c'era un uomo più falso e bugiardo di Vittorio Emanuele II. Col mezzo del corriere medesimo non andare avanti, il Claudio, che è incaricato di rimettervi la presente. Sì, essa è più di una lettera.
È un vero programma politico che voi gli suggerivate per salvarlo dalla rovina. Gli suggeriva per salvarlo dalla rovina. Claudio, scusa. Che minaccia il suo regno. Ha egli disprezzato i vostri consigli? Ha disconosciuto la lealtà del vostro animo? Poteva egli osire senza disconoscere ed offendere la lealtà dell'animo vostro, ma dubitando solamente e con diritto dell'onestà e della rettitudine del vostro regno? E se fosse stato più scalto, ringraziarvi semplicemente così come si fa tra cavalieri e re, ma non lo ha fatto. Ha seguito i consigli di Vittorio Emanuele, ha seguito i consigli di Napoleone III, che erano già congiurati. Il re Francesco si mostrò d'animo, dunque, io se fossi stato Francesco II, dice Savonarola, sarei caduto, ma sarei caduto bombardando Napoli e mitragliando i ribelli, facendo precisamente quello che avete fatto voi con Genova ribelli nel 49, subito dopo la guerra, prima della guerra d'indipendenza, i genovesi si ribellarono. E cosa fece Vittorio Emanuele? Mandò la Marmora e sedarono la rivolta con le armi, con le fucilazioni. Ma questa storia non si racconta perché non fa comodo, il re galantuomo. È quello che farete domani se qualcuno si attende a togliervi le corone che oggi cingete, ed è quello che ha fatto il domani. Qui siamo nel 64, nel 1866 i siciliani si accorsero dell'errore che fecero. Ci fu una grande rivoluzione che durò 7 giorni. Voi ve la ricordate? Quella sì che è una rivoluzione come quella dei Vespri siciliani. Intervennero 40.000 soldati piemontesi per sedare la rivoluzione. Perché quando arrivate Garibaldi i siciliani dormivano e non lo hanno aiutato? Come va? Se volevano si rivolgevano contro Francesco, avrebbero approfittato. Nessuno. Garibaldi disse, se fosse stato per i contadini, ma facevano ospitato. È chiaro, perché ne non aiutarono. Chi è che aiutava Garibaldi in Sicilia? I picciotti. I picciotti siciliani, quelli che erano al servizio dei signori, dei signorotti, che avevano tutti interesse a liberarsi del re napoletano, perché così quello stava più lontano, il re piemontese potevano fare con loro. No. E poi le scarpe sono ristrette a tutti. Io mi glorio, esile, di essere anzitutto conservatore del mio buon diritto, e per conservarlo mi traio. Questo avrebbe fatto se voi, se fosse stato Francesco II. Il re Francesco II si dimostrò l'animo più mite. Credette che i cospiratori rivoluzionari perdonano a chi li perdona. Attenzione, cioè questo giovane era d'animo sensibile, fiducioso nel prossimo. Credeva che veramente quelli che facevano la rivoluzione a Torino avevano il loro interesse per il loro paese. Invece no, quello l'hanno distrutto, sono stati i primi. Come si dice, perdonate l'espressione se c'è stato un... No, i peggiori nemici della Chiesa sono i preti spogliati. I maggiori nemici del tuo paese sono quelli che sono andati via perché ti condannano, ti combattono. E questa è la falsità. Che essi cospirassero davvero nei caffè e nelle locande di Torino per la libertà dei loro concittadini, per l'indipendenza e la gloria della loro terra natia. Egli rispose cortese alla vostra lettera con un proclama, ascoltò i consigli di Vittorio Emanuele, si fidava di Emanuele, convinto che realmente volessero questo. Ma Cavour disse un giorno, ma come mai hai potuto tu credere per un solo istante che io o che noi desideriamo che Francesco dia la Costituzione? Quello che noi vogliamo è rubargli le terre. Lo disse a un ambasciatore che era stato a Napoli, il quale non era riuscito a convincere Francesco II, e allora si sentiva in colpa verso Cavour. E lui poi gli ha detto chiaro e tondo, quando mai non vogliamo questo? Noi vogliamo togliergli le terre. E rispose cortese alla vostra lettera con un proclama. Voi gli consigliavate di richiamare gli uomini che più avevano sofferto per la causa della libertà, e il vostro reale cugino proclamava, accordiamo una generale amnistia per tutti i reati politici fino a questo giorno. Voi gli consigliavate di dare una costituzione liberale al suo popolo, e Francesco dichiarava, abbiamo incaricato il nuovo ministero di compilare nel più breve termine possibile gli articoli dello statuto sulla base delle istituzioni rappresentative italiane e nazionali. Voi gli progettavate un'alleanza eterna e un'amicizia reale col vostro regno, e il figliolo di Maria Cristina di Savoia candidamente sanzionava. Non lo dico io, dice un uomo dell'Ottocento, Sarà stabilito con Sua Maestà il Re di Sardegna un accordo per gli interessi comuni delle due corone in Italia. Voi infine gli raccomandavate di uniformarsi e di modellarsi in tutto secondo l'esempio del vostro Stato, e il giovane principe delle due Sicilie adottava persino la bandiera e i colori proclamando.
La nostra bandiera è stata ora innanzi fleggiata dei colori nazionali italiani in tre fasce verticali, conservando nel mezzo le armi della nostra dinastia. Cioè era disposto a tutto, perché veramente lui sentiva questo cambiamento ed era aperto a qualunque novità. Si poteva desiderare di più, diceva Zampone, scusate, era aperto. Sì, si poteva desiderare ancora un articolo che via avrei aggiunto a quel decreto, dice Zampone. E se nonostante queste mie ampie e liberalissime concessioni, io mi accorgo che qualcuno da oggi mi tradisce o che prosegue a cospirare a danno del mio trono per favorire le ambizioni di qualche straniero, si sappia... non avevo scritto perché... Scendi. Si sappia che io lo faccio costituzionalmente impiccare. Questo avrebbe dovuto fare. E avrebbe dovuto farmi impiccare davvero quegli scellerati che invece di applaudire alle generose concessioni del giovane loro re, invece di aiutarlo nella nobile impresa di assodare le libertà della patria, lo tradirono con infamia. Io parlo a voi, sire, cui sono ignote le mezze misure quando si tratta di conservare il trono. Attento, Emanuele, che quando si tratta... è chiaro? Io parlo a voi che quando pochi garibaldini potevano mettere a rischio le sorti del vostro ingrandito regno, faceste generare il colonnello Pallavicini che sparò a Garibaldi sull'Aspromonte la mattina del 29 agosto del 62. I piemontesi, chissà perché, in Sicilia non fu mai colpito Garibaldi. Boh, come andò in Aspromonte, i piemontesi subito lo fecero fuori, cioè subito lo ferirono, fu fatto prigioniero e fu salvato perché era Garibaldi e non si poteva condannare alla fine. Si dirà, ma se Francesco II ha seguito tutti i vostri consigli, tutti i consigli di Vittorio Emanuele, perché ha perso trono, patria e fortuna? E perdonate, Napoli cadde per quel venticello funesto ai re e alle nazioni, come a qualunque altro misero mortale che era calunnia. Fu fatta un'opera calunniosa prima dell'invasione, perché bisognava distruggere l'immagine dei Borbone, che veramente, io credo, che fossero l'unica dinastia europea che meritassero veramente gli elogi, sinceri, cattolici, premurosi del loro paese. Napoli e il regno, quando diciamo Napoli intendiamo dire il regno, signore, rispetto al Piemonte stava benissimo, aveva le casse piene di denaro, i denari erano monete suonanti, non la carta di oggi, è chiaro? Quando Garibaldi andò in Sicilia, il generale Lanza, che fece il trattato di pace, lasciò nelle sue mani, ma quando mai qualcuno perde e non si porta i soldi dietro? Dice Forbes, che era un garibaldino, 1.200.000 sterline. E Garibaldi scrive all'amico Bertani, dice, ah, adesso possiamo fare qualunque cosa, compra quello che vuoi, ci servono le navi, le armi, cioè, lo so che devo... Allora, la calunnia, che cos'è la calunnia? Io vi riporto questo perché riuscite a immaginare quale fosse il linguaggio che si scrivesse all'epoca. Filippo Mercuri, che era e che fu il precettore di Napoleone III, scriveva in un libro. Vedete cosa scrive, una cosa indecente. Salito sul trono del padre suo il Caligola dei nostri tempi, di eterna esagrazione a tutti gli uomini, Francesco II, quasi che avesse giurato di rendere il suo paese tale da sembrare un sepolcro ai sudditi non mandri ed armenti, ma a spettri e larve agonizzanti. Morta era l'industria e il commercio, avvilito e calpestato ogni progetto di vivere sociale e civile. Talché pensando a qualche... attenzione a questa è una cosa proprio vergognosa. Talché pensando a quante centinaia di persone furono massacrate fino sugli altari, una grande falsità di questo, esagerazione. Pensando alle donne sgozzate o sventrate, ai saccheggi e alle devastazioni, che hanno fatto loro queste cose, non ha fatto mica Francesco II. Alle crudeltà mostruose che ogni giorno si commettevano, un brivido invade l'anima nostra e una maledizione ai Borboni suona ancora sulle labbra di ogni gente. Cioè, questo dicendo quello che loro hanno fatto, perché quello che hanno fatto loro, che noi non riusciamo a conoscere, a sapere, tale fu il principio del regno di Francesco II, il destro. Abbiamo visto che despota era. Prometteva aiuto alla barca di Pietro, pericolante col suo scimunito nocchiere. C'è il Papa, uno che vi usa l'espressione del genere, scusate.
Napoli cadde perché è più bella, più ricca, più dotta e più cattolica del vostro Piemonte. Il regno delle due Sicilie, che in civiltà non era secondo a nessuna nazione, fu molte volte calunniato dalla stampa rivoluzionaria. Basta dare uno sguardo alle guide dei forastieri per comprendere il valore immenso dei monumenti, delle strade, delle città, degli acquedotti, dei manicomi, degli ospedali, dei ponti, degli arsenali, opifici, quartieri, ginnasi, porti, fari, commercio, agricoltura, industria, arti che abbellivano quelle contrade felici. Poste le proporzioni di grandezza, di numero e di condizioni, è un fatto certo che nessun altro paese al mondo aveva una maggior somma totale di beni a più buon prezzo, più opportuni e meglio distribuiti nel regno delle due Sicilie, l'invidia. La ricchezza pubblica del regno era così alta che non solo le imposte erano più basse d'Europa, ma bastava a pagare ricche liste civili ai principi, a tenere in piedi una flotta che era la prima d'Italia, a sostenere un esercito di 100.000 uomini, che neppure oggi in Italia ce l'ha 100.000 uomini, vero? Ma giusto, forse non è interno 100.000 uomini, un'Italia intera. E come faceva di Napoli a mantenere un esercito ben, anche, come dire, con cannoni e armi? Come faceva? A spendere ogni anno 5 milioni di ducati in opere pubbliche, e ciò nonostante, per l'operosa parsimonia governativa, le casse pubbliche contavano oltre 30 milioni di ducati prima della rivoluzione. Attenzione, qua non è il popolo che si è rivolto. Quando diciamo rivoluzione, la rivoluzione che è venuta da fuori, cioè quella dei liberali, quando Garibaldi a Napoli è arrivato, dopo due mesi, aveva speso 15 milioni di ducati. Perché? Che i soldi degli altri si fa tutto. È un po' come oggi, no? Quei soldi pubblici, non ci sono mai soldi che bastano. Non riuscivano neppure a pagare più gli impiegati. Lui comprava, spendeva, regalava pensione a destra alle mogli dei camorristi, dava pensione a quelli che nel 48 avevano subito, pensate addirittura, ha ripagato le navi che servirono a Garibaldi, le ha ripagate, cioè avevano comprato quelle navi. Quando si dice la storiella che Garibaldi fece l'abbordaggio, tutta una farsa, in realtà l'avevano comprata Vittorio Emanuele e Cavour, gliel'avevano comprata, lui gliela, non mi ricordo più la cifra, gliela ha ripagata, perché tanti soldi non erano suoi. E quella che è l'amministrazione d'oggi, tanti soldi non sono del popolo, cioè, i soldi degli altri, ed è un'amministrazione garibaldina quella governativa oggi, lo devo dire, perché qua paghiamo solo tributi e non bastano mai. E il primo tributo che fu messo subito dopo l'Italia, la tassa successiva, non solo, ma ci fecero pagare pure la tassa di guerra, come se noi avessimo fatto guerra a loro. Cioè, il massimo dell'ipocrisia. I meridionali, siccome stavano senza soldi, hanno trovato le casse vuote, dovettero pagare una tassa per rimpinguare le casse. E quelli che emigravano, tra l'altro, pagavano una tassa in più rispetto agli altri che emigravano, perché dovevano pagare il biglietto a quello del porto. E tutte le industrie del sud si distrutte perché bisognava favorire quella del nord. E oggi dove sta l'industria? Sta nella metà del sud. La Costituzione d'Italia è fondata sul lavoro. Io oggi cambierei l'articolo, l'Italia è fondata sulla disoccupazione. Il popolo è sovrano, quando è sovrano il popolo? Solo quando va a votare, poi subisce tutto. Al sud non c'è rimasto niente. Chiaro, noi siamo soltanto il salvadanaio del nord. Vengono a prendere i soldi da noi, le assicurazioni, le banche, ci vendono la roba che fanno su e noi compriamo. E noi come cambiamo al sud? E come cambieremo? Con i soldi della pensione di papà e di mamma, con i soldi di papà e di mamma quando si è giovani. E finché questo potrà durare, poi i nostri figli riusciranno pure a sopravvivere. Perché fra loro, ieri sono stato in banca, non mi funzionava il bancomat. Sono andato dentro, dice, ma come non funziona? Lo metti una volta, due volte, si era smagnetizzato. Dice, ma dentro c'è la cassa automatica. C'è questa cassa automatica, io non la trovo. E vado la seconda volta e dico, ma scusate, non la vedo la cassa, cioè come il bancomat che stava fuori. Dicevo, ma vedete che c'è? Poi mi accompagna, vado, c'erano tre box una volta con tre impiegati. In uno ce n'era uno solo, quello di mezzo era uno. Il terzo box successiva la cassa automatica. Sapete cosa significa questo? Che la prossima volta, quando noi andiamo in banca, non troveremo manco più un impiegato. Perché terremo la cassa automatica per mettere i soldi per fare le ricevute, tanto lì si vuole arrivare. Ma la ricchezza pubblica serve per il popolo. Quando qualcuno ha dei soldi in più li deve distribuire, li deve utilizzare, non si deve mettere in tasca. Oggi invece si mettono tutti quanti i soldi in tasca, tutti se vogliono arricchire un lavoro di distruggere, in nome della tecnologia. Pensate prima quando davanti alle banche c'era la guardia giurata,
Adesso c'è un centro a Milano che controlla tutti i banchi italiani, altri posti che saltano. Prima c'erano i postini, milioni di posti saltati, tanto non si parla Franco Bolli, non si parla Gabbo, ma scusate, ma un popolo che dice l'Italia è fondata sul lavoro, lo Stato dovrebbe favorire il lavoro, lo dovrebbe creare il lavoro, ma invece lo elimina, perché questo Stato italiano, perdonate, secondo me, pensa solo a se stesso, alla propria sopravvivenza, lui non guarda indietro. A non ci interessa se la gente sta senza pensiero. Non ci interessa se qualcuno non ha lavoro. Noi andiamo avanti, dobbiamo fare una rivoluzione tecnologica, bisogna fare tutto digitalizzato e materializzato. Fra qualcuno non si mangia dematerializzato sulla parte. Allora, ciò che erano e sapevano rivoluzionare, come potevano impossessarsi di tutto ciò? Mentendo, bestemmiando, ingannando, affilando sempre nell'oro la velenosa lana del tradimento e della calunnia. L'oro, la corruzione, il tradimento e la frode si allearono con la calunnia e vinsero la dinastia borbonica di Sparta, di Sparta i Borboni e fra gli applausi i brindisi anche il regno delle due Sicilie. Il re Galantuomo, sapete che si chiama re Galantuomo? Non lo dico io, ce lo dico Mark Smith, perché subito dopo la sconfitta di Novara, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele andò a fare l'armistizio col generale austriaco, no? E lui disse una grande bugia, disse che lui aveva cercato di convincere gli austriaci eccetera eccetera, perché disse si era opposto finalmente alle richieste del generale Radetzky di abolire lo statuto, forse che non era vero. Lo storico inglese, dopo aver letto alcuni documenti, da chi l'ha scritto, questa versione si rivelava adesso una falsificazione dei fatti. Gli austriaci avevano anch'essi il governo costituzionale, Radetzky non tentò affatto di costringere i piemontesi a rinunciare allo statuto. Io avevo detto così, Vittorio Emanuele, se fa bene. E se questi ottennero condizioni di pace abbastanza, non mi salire troppo mi per sé, abbastanza buone, ciò fu dovuto non già a una coraggiosa resistenza di Vittorio Emanuele, ma soprattutto alla necessità con cui gli austriaci si trovavano ad essere generosi per non gettare Vittorio Emanuele nelle braccia della Francia dei rivoluzionari. Gli austriaci volevano un Piemonte amico per ottenere una pace durevole nella penisola italiana e farsene un alleato contro la Francia repubblicana. La verità, pertanto, lo dice Mark Smith, è che Vittorio Emanuele non salvò patriotticamente la Costituzione, ma al contrario disse di voler diventare amico degli austriaci e di stabilire un maggior grado di potere monarchico. E si era guadagnato il titolo di Galantuomo. Okay? Poi il re Ferdinando II era il re buono e lui era il Galantuomo. C'è andato troppo su. Rispondendo adesso a alcuni flash, perché giustamente non possiamo, per capire un po' la personalità di Vittorio Emanuele e quella di Francesco II. Rispondendo al desiderio di Luigi Farini, che era l'obbedente del regno a Napoli, dopo la conquista e l'entrata dei piemontesi a Napoli, di fare entrare a Napoli Cavour insieme al re, Vittorio Emanuele, Cavour rispose: il re non mi ama, è di me geloso, mi sopporta ministro, me lieto quando non mi affianco. Era pure un po' invidioso. Dal canto mio mentirei se dicessi aver dimenticato che i giorni in cui il re entrava nel palazzo Pitti a Firenze, esse, lungi dal rivolgermi una sola parola di ringraziamento, perché qua l'opera è tutta di Cavour, cioè qui l'artefice è Cavour, mi disse cose villane e dure che dette da altri che da un re ci avrebbero condotto sul terreno, cioè al duello. E quando Vittorio Emanuele giunse a Napoli, i napoletani gridarono: abbasso Vittorio Emanuele, vogliamo Garibaldi. E Cavour annotò: il fatto è che il re aveva troppo poco calore e genialità, troppa poca cortesia e persino poca maestosità per poter piacere alla grande maggioranza dei napoletani. Durante il soggiorno a Napoli riuscì a diventare estremamente impopolare. L'accoglienza fu infatti i napoletani, lo chiamarono re ladrone. L'accoglienza a Vittorio Emanuele fu tutt'altro che entusiastica, benché l'intera città aspettasse con ansia il suo arrivo. Il re Galantuomo, ecco l'allusione che dice Cavour, non fa nulla per modificare questo stato di cose, non riesce a ringraziarsi, o perlomeno non ci prova, lo dice Smith. Un vecchio compagno del re, il Désiré, aveva notato che lealtà e gratitudine per amici e servitori non erano doti che potessero essere facilmente ascritte a Vittorio Emanuele. Il re Galantuomo. Subito dopo l'incontro ideale, Vittorio Emanuele scrisse al primo ministro di vedere il senso della riconoscenza che aveva quest'uomo. Tutto sommato Garibaldi, per quanto avesse fatto il primo attore, la prima donna in questa scena, perché quella era una commedia ben recitata da tutti, è vero, non aveva manco il senso della riconoscenza e del ringraziamento.
Anzi, quando avete paura che Garibaldi potesse proclamare la Repubblica Napoli, si sono precipitati prima che avessero o che si potessero subire la Federica. Lo so, ma devo finire. Come avete visto, liquidato rapidamente la sgradevole faccenda di Garibaldi. Sebbene, statene certo, questo personaggio non è affatto docile né così onesto come lo si dipinge e come voi stesso ritenete, se ne sono serviti, questo sì. Il suo talento militare è molto modesto, meno male che lo dicono loro, come prova l'affare di Capua. Se non fossero intervenuti i piemontesi a Capua, Garibaldi per almeno l'ultima battaglia l'avrebbe sicuramente persa. E il male immenso che è stato commesso qui, ad esempio, l'infame frutto di tutto il denaro dell'erario, lo dice Vittorio Emanuele, che Garibaldi ha sprecato tutti i soldi di napoletano, ed attribuirsi interamente a lui, che si è circondato di canaglie che ne ha conseguito i cattivi consigli e ha piombato questo infelice paese in una situazione spaventosa. Nel 1878 un amico del re ammise in privato che se mai un giorno si fosse stata scritta una storia imparziale, Vittorio Emanuele gli sarebbe apparso come un buon re, ma esso gli avrebbe certamente tolto buona parte di quell'aureola artificiale che già lo stava trasformando in un eroe leggendario. Quello che mi dispiace è che in qualunque paese noi andiamo, cioè andate ad Atina, a Teano, non c'è stato un paese piccolo, ma piccolo di là, che non abbia una via, una piazza, Vittorio Emanuele e Garibaldi. Noi sindaco teniamo anche la piazza Lodi, intitolata a Garibaldi, dove di fronte c'è stata la lapide di Ferdinando II. Io li vorrei mettere a confronto. Se non fosse più onesto intitolare la piazza a Ferdinando II, che ha fatto il canale, che è vero Angelo, che ha incanalato il rio sguazzatorio e oggi comincia a provocare gli effetti dopo 150 anni, perché è talmente sporca adesso che non riesce più a tenere le acque e sta di nuovo ogni tanto allaga pure il sindaco nel suo comune. E invece abbiamo intitolato piazza Garibaldi, di fronte c'è stata lapide che andrebbe un poco anche restaurata, Ferdinando II. E Ferdinando II, non lo dico io, lo dice Angelo Pesce e lo dice il sindaco, l'ha detto poco fa, ha lasciato testimonianze a Scafati. Abbiamo rialto un edificio, una fabbrica che dopo poco 10 anni fu chiusa. Avevamo Petrassa, che comunque era una grande fabbrica, fu distrutta e ferrovie andavamo a fare fuori quando noi ci facevamo le ferrovie qua. Ma è saltato. Il mattino del 6 novembre 1860, il giorno prima dell'entrata di Vittorio Emanuele a Napoli, Garibaldi riunì nella reggia di Caserta, lì era un'altra grande scorta, sì, no? Garibaldi aveva riunito tutti i garibaldini, ma ce l'aspettava la visita di Vittorio Emanuele, il quale avrebbe dovuto passare a rassegna le riviste, se la fregava altra volta, ci è andato proprio. E poi l'ultimo momento si metteva sul tavolo, arriva lì e gli aveva scoperto. E non venisse breve, una volta, due, tre, dopo la fine della giornata, a ritirare. Il re non si fece vedere, neppure inviò un biglietto di scusa di ringraziamento. In privato, quello che è peggio, che noi intitoliamo la piazza Vittorio Emanuele, e anche in pubblico, Vittorio Emanuele parlava di napoletani come dispregevole canaglie, che era la sua espressione favorita per indicare le persone che disprezzava il protestante. Ah, intitoliamo tutte le piazze a Vittorio Emanuele e a Garibaldi. Garibaldi dovrebbe essere cacciato da tutte le città nostre, perché ha distrutto il nostro paese, lui ha fatto l'eroe e noi ci arrabbiamo. Francesco II ora s'appello afferma briganti e banditi, chi in lotta disuguale difende l'indipendenza della patria, così come io ho l'onore di essere bandito anch'io. Sì, perché poi per giustificare la loro azione, cosa dicevano? Dicevano che erano briganti, quelli che si volevano ribellare, cioè quelli che nella seconda guerra mondiale abbiamo chiamato patrioti, poi chiamavano briganti perché dovevano far credere che era una violenza comune. È chiaro, questo è sbagliato, il messaggio continua a essere sbagliato. La posterità non a me imputerà il sangue che si versa, perché sono io che lasciai Napoli per non insanguinarla, ed è vero, l'abbiamo sentito prima. Ecco, un giovane, ma questo è un giovane abbastanza saggio, io lo ritengo molto saggio, credetemi, ma perché non si è presa la valigia con tutti i soldi e se ne è andato? Cioè, a questo punto, sapete che c'è di nuovo, come fece Bianco Rosso e Verdone nel film, invece no. Lui, convinto dell'onestà altrui, della sincerità altrui, dell'intervento dei francesi, si è preso 200.000 euro e è andato a Gento, no? Dove dopo un po' non passavano più, manco per dar mangiare ai 15.000-20.000 soldati che c'erano lì. Tutto il resto l'ha lasciato in banca. Ma trovatemi un fesso fortunato di Vittorio Emanuele Umberto, prima, dopo la seconda guerra mondiale, dopo che è stato fatto il, come si chiama, il referendum, mica se ne è andato senza niente. Si è portato tutto quello che teneva qua e chiamo le feste, avrebbe detto Totò. Ok?
Per salvare la corona avrei potuto aspettare l'arrivo di Garibaldi a Napoli e accoglierlo a cannonate. Invece pensai al bene del popolo e preferì portare la guerra lontana dalla città. Ma veramente avrebbe potuto aspettare tutti i cannoni che ci stavano, ma non ci stesse Garibaldi, perdonate. Guarda, con tutti i cannoni che stavano nei castelli, Castel Sant'Elmo, eccetera, Garibaldi è arrivato tranquillamente. Non ho fatto versare una sola goccia di sangue ed hanno accusato la mia condotta di debolezza. Cioè, se uno è cattivo e tirano, se è buono, non è buono questo. Se la fiducia naturale della gioventù nell'onestà altrui, ecco, qui abbiamo un giovane onesto e sincero, che ha fiducia negli altri, se l'orrore istintivo al sangue meritano questo nome, sono state certamente un debole. Cioè, non ho capito. Abbiamo uno e lo chiamiamo, abbiamo Mussolini, lo chiamiamo tiranno, abbiamo Ferdinand II, lo chiamiamo tiranno, quando abbiamo uno buono lo facciamo fuori perché è troppo buono. Io, dunque, ho preferito lasciare Napoli, l'ha detto anche lui prima, per salvare i suoi abitanti e le loro proprietà, i sacri templi, perché se ci fosse stato un bombardamento a Napoli, potete immaginare, sarebbe accaduto quello che accadde a Palermo, ma non per suo ordine. Sarebbero state distrutte case, chiese, musei, non avremmo avuto più nulla. Invece lui ha preferito andare a portare la guerra lontano per non far distruggere la città. E noi non abbiamo il segno di riconoscimento. Se oggi abbiamo ancora Palazzo Reale, se ancora abbiamo oggi casette e tutti i monumenti, perché questo giovane ragazzo era saggio, dice: meglio che vado fuori piuttosto che fare la guerra in città. Io sono stato vittima della mia inesperienza, dell'astuzia, dell'ingiustizia e dell'audacia di una potenza ambiziosa, il Piemonte. Ho perduto i miei stati, ma non la fiducia nella protezione di Dio e nella giustizia degli uomini. E mi pensa che la giustizia degli uomini non ci sta. Ha scritto Harold Harkton, probabilmente, questo è importante, perché lo dice lui e non io, Francesco avrebbe conseguito maggiori successi se nella sua indole ci fosse stata una vena di crudeltà. Invece restava il figlio di una santa, sempre cavalleresco, mite, cortese, pieno di fiducia nella bontà e nella sincerità altrui. Senza mai dubitare della giustizia, della sua causa, perdette la partita per eccesso di virtù. Era un perfetto gentiluomo e nella grande maggioranza coloro che devono seguire una gaita erano gentiluomo anch'essi, autentici aristocratici, ricchi di solidi principi morali. Dopo Vittorio Emanuele, principi morali non ce ne sono stati più. Un'altra cosa di cui ci si dimentica, che fu, ho finito, fu una guerra anche alla religione cattolica. Questo sta passando inosservato il messaggio. In realtà i liberali non volevano solo distruggere i Borboni. Perché i Borboni? Perché erano a favore del Papa. Quando quando chiesero a Ferdinando II di fare l'unità d'Italia, perché lo chiesero anche a lui, lui disse no, perché la guerra al Papa non la vado a fare, è chiaro. Invece Vittorio Emanuele questi problemi non se li ha posti, è fatta la guerra al Papa. Quindi, onesti e sinceri, poi voi giudicate voi i Savoia come erano. Cosa scrive Sempone di Cavour? L'ho messa alla fine, ma lo dovete leggere. La politica del conte di Cavour fu immorale, disonesta, bugiarda e barbara. Ha incominciato con l'ipocrisia, ha continuato con la menzogna ed ha finito con la strage. Per giungere al potere ha lusingato monaci e preti, per conservarsi al governo ha blandito monarchici e repubblicani, per fare l'Italia ha mentito, ha speggiurato, ha marchettaggiato e ha ucciso. Giammai Osirio non fu portato in trionfo con tanta superba l'astuzia, non fu mai praticato con tanta audacia l'inganno, né violentato con tante frodi la coscienza pubblica. Questa è l'unità d'Italia. Presidente, io chiedo scusa, insomma, a voi, assolutamente, volevo soltanto dire l'apprezzo per il coraggio, l'apprezzo per il coraggio. Sulla questione di Piazza Garibaldi ne possiamo parlare, tanto i giornalisti non ci sono, quindi domani non esce insomma qualche cosa, insomma, di drammatico, però poi insomma le dirò che cosa ne penso, insomma, non pubblicamente perché altrimenti usciamo comunque sui giornali. La lascio perché c'ho il forum degli immigrati, se rimango ancora qui mi accuseranno poi di essere un borbone, insomma, eventualmente contro. No, perché non ci uniformiamo, diciamo, al modello culturale che ci vogliono imporre, insomma, negli ultimi tempi. Quindi per non avere poi insomma questa accusa, insomma, vado al forum degli immigrati. Okay. Sindaco, voi andate al forum degli immigrati, allora poi vi manderò la prima legge sugli immigrati.
che è stata fatta a Ferdinando secondo il Borbone, che a quei tempi da noi non andava via nessuno, venivano tutti, e ci fu la prima, e ci fu l'esigenza di fare una legge sull'immigrazione. Siamo stati la prima nazione che ha dovuto fare una legge sull'immigrazione. La vada a legge se vuole la mano. No, nel senso, infatti quella era una legge integrativa, si intende? Diceva, tu sono 5 anni che stai qua, paghi le tasse qua, ecco della cittadinanza. Proviamo a stendere. Della fine di Orregno. Buonasera, io come sempre rendo merito al nostro caro amico preside Vincenzo Giannone, che per noi è un fratello e abbiamo di lui una grandissima considerazione, però il taglio della mia relazione sarà diverso. Ho visto molti sorrisi qua e là per aneddoti, per situazioni paradossali, e mi fa piacere che la gente si diverta. Vi posso dire, io non mi diverto affatto, però mi sono stufato delle battute di Don Peppino, di Liborio Romano, Dore Crescenza, San Giovannà. Le abbiamo capite queste cose. Chi non le ha capite, signori, si compra un bel manuale e si rimetta al passo con gli altri. Adesso siamo di fronte a una tragedia, la tragedia della nostra terra. Veramente non è la tragedia solo della nostra terra intesa come mezzogiorno, ma la tragedia del nostro pianeta, se proprio vogliamo dire, nella quale si iscrive e si colloca quello del mezzogiorno. Quindi io non ho tanta voglia di sorridere. Non siamo in condizioni di poter sorridere. È semplice. Perché se sorridiamo troppo, vuol dire che non abbiamo la percezione delle cose. E se non abbiamo la percezione della realtà, vuol dire che questa realtà andrà a peggiorare sempre di più, fino all'estinzione totale della nostra etnia, e del futuro dei nostri figli. Quindi i vostri sorrisi, scusatemi, per me suonano come campane a morto. E fatta questa premessa, che forse mi renderà antipatico, ma poiché io amo la mia terra e la vedo in agonia, è una reazione che mi consentirete. Fine di un regno è il titolo del mio intervento. È molto appropriata in tutta la sua portata. Perché vedete, nella storia di Napoli, quando parlo di Napoli e di Sicilia, intendo ovviamente il regno continentale e quello insulare, di avvicendamenti di dinastie ce ne sono stati tanti. Dai tempi di Ruggero il Normanno, ma l'unica volta che è veramente appropriato parlare di fine del regno, di un regno, è stato nel 1860-61, perché tutte le altre situazioni, avvicendamenti e cambi, vi era stato un sostanziale rispetto delle istituzioni, della struttura sociale, della dignità del popolo e delle sue tradizioni. L'unica volta che si è abbattuta sulla nostra terra un'orda di cavallette che ha provocato devastazioni inimmaginabili è stata nel 1860. Quindi fine di un regno, nel senso di fine proprio dello Stato, fine proprio della società, fine della speranza del futuro, fine della nostra civiltà. E quello che non è finito è stato ferito a morte. Io sono un giurista e mi sono trovato spesso a dover discutere della legge Pica, dello Statuto Albertino, della legalità o meno delle reazioni, dei provvedimenti adottati dall'invasore. E io ho sempre detto, guarda, noi possiamo disquisire, ma un magistrato, è un cattivo magistrato, se va a cavillare sul testo di una norma senza confrontarlo con i principi fondamentali che le reggono l'intero ordinamento. Non è un magistrato, è un burocrate di terzo ordine. Quindi io non capisco come si possa parlare di conformità o meno della legge Pica, ad esempio, allo Statuto Albertino, quando si parte dal presupposto che fosse una legge che lo Statuto Albertino rappresentasse la legalità nelle nostre terre.
Allora io, per non scendere, dato che c'è il libro edito da Controcorrente sulla legge Pica in cui viene trattato più specificamente questo argomento, io però voglio dire, la fine del nostro regno è stata caratterizzata da almeno 9 gravissime illegalità che non si sono sanate, non sono prescritte. Uno, la disonorevole, brutale e vergognosa conduzione delle operazioni militari con fucilazioni sommarie. In Sicilia una bambina di 9 anni, un minorato mentale a Bronte, che oltretutto era scampato alla fucilazione e fu dato l'ordine di ammazzare questa canaglia sul posto. Le stragi di Ponte Landolfo e Casalduno e tante altre, ma sono le più sintomatiche, ad Auletta, in ogni angolo, e tante altre sono nascoste, forse non le scopriremo mai. Aggiungo il brutale assassinio di coloro che legittimamente avevano eliminato e stroncato l'attacco di Pisacane e dei suoi seguaci. Garibaldi, senza processo, li fece sequestrare e massacrare. Va bene? Tutto questo assolutamente illegale. Un avventuriero che sbarca in uno Stato libero che non è in stato di guerra con alcun altro Stato, questo avventuriero foraggiato da Stati imperialistici come la Gran Bretagna e anche la Francia, sotto l'ordine di un altro Stato, diciamo, conquistatore, che era il Piemonte, invade uno Stato legittimo. Gravissima illegalità, violazione del diritto internazionale. Vergognoso trattamento riservato ai soldati dopo la capitolazione, inviati nei lager, dei soldati che avevano difeso il proprio re, il proprio Stato, la propria terra, vengono trattati come volgari criminali. Addirittura Alfieri ha spiegato come furono mandati addirittura negli Stati Uniti d'America, costretti ad arruolarsi nell'esercito sudista, dove peraltro combatterono eroicamente. Terzo, vorace accaparramento dei beni dello Stato e distruzione dell'economia. Ma questo non l'avevano fatto né i normanni, né gli angioini, né gli svevi, né gli austriaci, né gli spagnoli, nessuno più infame è esistito nella storia di Napoli e rare volte nella storia del continente. Patti stretti con mafia e camorra, chiamate a assumere ruoli istituzionali. Da allora, l'ha detto Rocco Chinnici, la mafia è nata nelle comunità d'Italia, con Garibaldi. Appoggio, questo è il punto molto importante, fornito a usurai e usurpatori di terre contro i diritti del popolo. Questa è la chiave di tutto, ricordatevi questo, la borghesia rampante contro il popolo. Il popolo aveva stretto un patto di fedeltà con il re che lo garantiva, male, ma comunque lo garantiva. Contro gli usurpatori. Se voi leggete la Gazzetta delle Due Sicilie, che è una specie del bollettino ufficiale, era un bollettino di guerra contro gli usurpatori di granaglia, quelli che rincaravano gli affitti dei terreni, quelli che rubavano le terre ai contadini, quelli che sfruttavano, travisavano il decreto di distribuzione delle terre di Ferdinando I ai contadini per accaparrarsene, contro i latifondisti che lasciavano andare in malora le proprie terre. Una battaglia campale, quotidiana. Costoro l'avevano giurata mortalmente ai Borbone, ci provarono nel 1799, gli andò male per la rivolta del popolo, ci hanno riprovato dopo un lungo lavoro fatto dalle sette che hanno scavato come talpe e tarme ogni istituzione dello Stato, compresa a cominciare dall'esercito. Ci sono riusciti finalmente nel 1860, però hanno affaticato 10 anni con un esercito di occupazione di almeno 120.000 piemontesi, cifre ufficiali, più 80.000 guardie nazionali. Punto quinto, selvaggio sconvolgimento dell'assetto amministrativo dello Stato. Selvaggio sconvolgimento, non ebbero alcun pudore, nemmeno per risparmiare tempo, no, la furia distruttrice non doveva avere ostacoli. Rimossero i magistrati, rimossero i funzionari più bravi, mandarono dei loro incaricati, pagati il doppio dei nostri, distrussero tutto, distrussero l'Istituto Nazionale delle Bonifiche, non ebbero istituzioni costruiti da secoli di lavoro amorevole, di dialettica sociale. Chiusura delle scuole,
ma addirittura furono revocate le lauree, ci furono illustri luminari, scienziati che in ogni campo dovettero rifare l'esame perché le lauree erano state rilasciate dal tiranno Ferdinando II. Una cosa del genere raramente il pianeta Terra ha visto. Ottusa imposizione delle leggi sarde. Ma se io sto studiando adesso la grande Spagna imperiale di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che nelle varie regioni di Spagna rispettavano le varie corti, i vari ordinamenti, le varie tradizioni anche amministrative, perché la tradizione è anche quella che trova espressione in precise istituzioni che danno voce al popolo, e come si cercava di bilanciare tutto e di garantire l'autonomia di ciascuno prima di cambiare una istituzione secolare. Bisogna pensarci un miliardo di volte. Non è come oggi che, come ha detto giustamente Cacciari, a alcuni avvinazzati per polemica parlamentare vanno minacciando di abolire l'obbligo di fedeltà, di abolire il matrimonio eterosessuale o cose del genere. Questi sono importati di quella mentalità irrispettosa delle tradizioni, ma non rispettare le tradizioni vuol dire disprezzare il popolo, perché il popolo è il cultore delle tradizioni. Cosa altrettanto grave, atteggiamento degli invasori, di radicale disprezzo delle popolazioni locali. Non si è mai vista una cosa del genere, invadere un paese fingendosi fratelli e in realtà covare un disprezzo insanabile che nasceva dall'ignoranza, perché questa gente era ignorante, supponente, come spesso lo è oggi. 154 anni, 155 anni di unità d'Italia hanno cambiato le cose? A me non sembra. Mai i popoli sono stati più divisi, mai si sono compresi di meno, mai si sono sopportati di meno, nonostante che si viaggi e si facciano almeno relazioni commerciali e si chatti su internet, si collochi nel modo più facile del mondo, l'odio e il pregiudizio si alimentano sempre di più. Questi sono i fatti. L'unità d'Italia è fallita ufficialmente. Guerra di sterminio. E D'Azeglio diceva, ma se questi non ci vogliono, scusate, qua nessuno ci vuole, briganti o non briganti, nessuno ci vuole, ma avremo mai il diritto di imporci a forza di schioppettate? E se lo dicono, se la cantano tra di loro. E per fare questo hanno fatto una guerra di sterminio. Noi non stiamo a sparare cifre, non siamo dei contafrottole o dei, non facciamo la contabilità funeraria, non sappiamo se siano milioni, se siano, sicuramente saranno centinaia di migliaia. Sta di fatto comunque che o morti in battaglia, o assassinati a tradimento, o deportati nei lager, o fatti morire nei campi di battaglia della Virginia, in qualsiasi modo sono state sterminate le forze migliori del nostro paese, i giovani combattivi. Le campagne sono state desertificate, sono stati costretti alla fame e all'emigrazione. Questo ci ha riservato l'Italia. Allora, il plebiscito è stata una truffa, lo riconoscono tutti. Oggi perfino Eugenio Scalfari se ne ricorda, che ha fatto parte di quel sistema, quella gendarmeria della memoria che ha blindato una falsa verità per tanti anni. E si rischiava di andare in galera per permettersi di dirlo. Oggi loro, che sono dei soloni, con tutto l'apparato dell'alta massoneria, si colloquiano con il Papa tutti i giorni, si possono permettere di dirlo. Ma chi, per esempio, come i giovani dell'Alfiere nel 1960, cominciava con la documentazione dei fatti, con la serietà degli argomenti, con le prove a dimostrare certe cose, veniva avversato. Gli veniva tolta la parola, venivano sommersi, diciamo, di contrasti nei convegni. Oggi perfino loro, che hanno taciuto, lui è stato direttore di Repubblica, io ho ancora una raccolta di fascicoli sul Risorgimento fatti da Repubblica, una cosa ignobile, nel quale ogni tanto
tanto si trova qualche sprazzo di verità che sempre fanno così, perché poi non evitano di cadere nel ridicolo. Ma l'impostazione era quella tradizionale, quella fuffa che hanno propinato a tutte le generazioni. A quelle di adesso non gliela propinano neanche di più, perché vogliono proprio che i giovani la storia non la studino, la geografia tantomeno, la storia figuriamoci. Quindi è stata una colossale truffa, perché su questo il nostro valido amico e collaboratore, avvocato Guido Belmonte, ha fatto una ricerca sugli esuli e sui collaborazionisti nostrani. Perché guardate, noi adesso vi posso dire, mi interessa ormai poco Maria Sofia che distribuiva i confetti di cioccolato, okay, sì, queste cose le sappiamo, fanno parte ormai della nostra mitologia, e se non fanno parte ancora della vostra mitologia personale, signori, informatevi, avrete delle ore di piacevole lettura e piacevole approccio con la verità. Però noi dobbiamo capire che cosa sta succedendo, che cosa è successo allora. Noi che abbiamo sviscerato, ma ovviamente ci sono tante cose ancora da scoprire, la storia del periodo borbonico in lungo e in largo, abbiamo dedicato l'ultimo numero alla guerra di secessione americana, perché noi dobbiamo sapere che dall'altra parte dell'oceano contemporaneamente succedevano le stesse cose: la rivoluzione industriale contro la società agricola, uno Stato fondato sull'ideologia, sulla idolatria del denaro, uno Stato fondato su degli ideali cavallereschi e tradizionali. La stessa contrapposizione allora, è la stessa contrapposizione qua, solo che là resistettero, finirono, però in fondo anche qua, perché anche se l'esercito tradì, diciamo, poi dovemmo finire, la guerra finì per consunzione, perché ormai avevano distrutto tutte le forze giovani, distrutto l'economia del paese. E queste cose non è che sono finite, perché dopo cosa è successo? Che questa classe parassitaria, che finalmente è riuscita a distruggere l'usbergo rappresentato dalla dinastia borbonica e ha potuto scorazzare liberamente nelle campagne e spadroneggiare, come diceva anche il produttatore della Lucania a Garibaldi, guardate, non ci dobbiamo inimicare i proprietari che sono stati il sostegno precipuo principale della rivoluzione, lo sapevano anche loro benissimo. Questi qua non volevano certamente un'equa ripartizione delle terre. La riforma agraria, signori, il mondo sulla riforma agraria, intorno alla riforma agraria, ha visto decine e decine di rivoluzioni sanguinosissime. Noi non abbiamo fatto eccezioni, e l'esito qua, sapete qual è stato? Che i contadini, l'agricoltura meridionale è stata distrutta per sempre. I contadini sono stati espropriati di tutto ciò che avevano, sono diventati un ceto subalterno, il latifondo ha trionfato. E la bonifica non c'è più stata, quella grande bonifica progettata dai Borboni. E poi l'emigrazione ha chiuso il cerchio. Però le classi, i loro nemici, quelli che chiamavano gli uccelli grifoni, quelli che chiamavano galantuomini dispregiativamente, quello che in una bellissima lapide che io spesso cito, che ho visto a Isola Liri, c'era ancora una lapide miracolosamente conservata dove c'è scritto abbasso le canaglie inguantate, abbasso gli oppressori piemontesi, viva il regno delle due Sicilie. Cioè, canaglie inguantate, ossia la classe borghese, chi aveva i soldi, chi tiene pane e vino ad AS Giacobini, chi il possidente, salvo rare eccezioni, si schiera con l'invasore, fa parte di un ceto sociale che non ha patria, che è apolide, ancora oggi sono apolidi. Sì, e questo a volte vale la pena di girare il sud proprio per scoprire anche queste cose qua. Voglio dire, questa classe si è insediata stabilmente nei comuni, nelle comunità locali, e non se n'è andata più, e ne controlla tuttora, ai danni della povera gente. Se decidono di fare una discarica, si spartiscono tra di loro quattro soldi e il territorio viene distrutto. Questa ha generato anche una sottocultura. Se tutte le cattedre universitarie sono state distribuite in base a criteri di fedeltà al nuovo potere,
e veniva duramente punito. Ci sono stati magistrati che sono stati costretti a dimettersi, sono stati destituiti, addirittura magistrati liberali che per essersi rifiutati di applicare retroattivamente la legge Picca, perché per un qualsiasi giurista, anche che sta al primo anno di giurisprudenza, la retroattività della legge penale è un principio sacro e essi, per quanto filo sabaudi, si erano rifiutati di applicarlo, e si è giunti al punto di processarne alcuni per complicità col brigantaggio. Voglio dire, questo è il regime che si è instaurato in Italia. E si è taciuto su tutto. Si dice, ma alcuni, leggendo bene tra le righe, Benedetto Croce, sì, bene, sì, qualcosa la dice, sì, la dicono qua e là, perché altrimenti sarebbero discreditati contro tutti gli studiosi, nei confronti di tutti gli studiosi seri, soprattutto all'estero. Però poi dirlo per poi sommergerlo di banalità e di falsi luoghi comuni significa praticamente non dirlo, rendere un servizio pessimo al proprio popolo, alla propria gente, e negare alla gente di sapere la verità. Questa gente continua. Oggi qual è il nuovo sistema che gli accademici più in voga, tranne alcuni che sono passati dalla nostra parte, ma quelli che hanno avuto più coraggio, quelli che hanno avuto meno coraggio, che hanno costruito una fortuna personale sulla denigrazione della loro patria, continuano a minimizzare ogni cosa del regno di Napoli, come se tutto fosse ridotto al rango di episodio dialettale, come se tutto fosse una sciocchezza, una cosa minima, perché non avevamo un grande esercito. A noi avevamo un bel esercito, avevamo un forte esercito, ma comunque non è da questo che si misura la civiltà di un popolo. E oggi noi abbiamo costruito gli storici alternativi, gli storici anticonformisti hanno dato a tutti la possibilità di farsi un'idea. Oggi noi sappiamo che qui si è verificato un fenomeno coloniale classico, come quello che si è verificato in Irlanda da parte degli irlandesi, degli inglesi. La prima cosa, si toglie a un popolo la propria, possibilmente la propria religione. Tutti sanno ormai che questo, che il risorgimento è stato di impostazione massonico barra protestante. Tant'è vero che una delle prime cose che fece Garibaldi a Napoli è costruire una chiesa anglicana, credo che all'epoca a Napoli di anglicano, non lo so, ci fosse forse soltanto qualche pastore scozzese inteso come capo. E per il resto, diciamo, fu avversata alla Chiesa Cattolica, quello che loro dicevano era incredibile, rivolta a popolazione che aveva una religiosità cattolica, una fedeltà cattolica intensissima. Basti pensare al famoso proclama di quel pazzo sfrenato del generale Pinelli, che diceva: dobbiamo purificare col ferro e col fuoco, si riferiva all'Abruzzo, alla Puglia, ma un po' a tutto il sud, le regioni infestate dall'immonda bava del sacerdotal vampiro. Cioè, questo è il linguaggio da setta satanica, e lo parlava lo usava un generale dell'esercito sabaudo, soldataglia infame che sparava sulla povera gente, che sparava sui soldati a Gaeta dopo la capitolazione, sui cadetti che andavano a raccogliere i poveri resti di quelli che dell'esplosione ad esempio della batteria Transilvania. Ma perché? Perché essi non avevano una concezione cavalleresca della vita, nemmeno della guerra. Lo stesso accadde negli Stati Uniti d'America. Sherman, il distruttore di Atlanta, diceva: abbiamo smesso di bruciare perché abbiamo finito i fiammiferi, faceva anche lo spiritoso. Si sarebbe trovato benissimo con Cialdini, appartenevano alla stessa schiatta, gli schierani della rivoluzione industriale. Ma voi credete che questa genia sia estinta? Ma è più che mai prospera. Ci sta togliendo tutto, le sorgenti d'acqua se ne stanno comprando, la Lucania è ormai, mi dispiace per chi, per quella meravigliosa terra, è diventata un luogo radioattivo e infetto per le trivellazioni petrolifere che purtroppo da fieri guerrieri quali erano 2000 anni fa si sono trasformati in qualcosa di molto diverso, che accattonano poche royalties in cambio della distruzione del loro territorio, ma non molto di cose, non molto diverse sono accadute in Campania. In Abruzzo c'è stata un'eroina come la nostra amica, la scienziata Maria Rita D'Orsogne, che ha respinto le trivelle, anche se mi mandava qualche settimana fa dei messaggi dicendo: ahimè, il trivellatore folle che adesso sta al governo ha riconcesso di nuovo alle compagnie multinazionali il diritto di trivellare il nostro territorio, solo che adesso si stanno dilettando col paradiso diciamo marino delle terre, delle treni.
E va bene, questo è quello che sta accadendo. I nostri giovani sono costretti a emigrare, ormai lo consideriamo come se fosse una sciagura come le cavallette, come l'alternarsi delle piogge o compagnia del genere, quando invece è una cosa che un popolo civile non può assolutamente tollerare. Fu impresso all'apparato statale un carattere ostile, burocratico e poliziesco. Mo lo dice pure Eugenio Scalfari. Sfiducia nelle istituzioni. Grazie, sono al soldo di ceti parassitari, ma che è antipopolare. Gente che è lontanissima dalla sensibilità del popolo e se ne strae in fischia. Questa è la verità. Se loro se ne strae in fischia, non chiedono il nostro parere. Noi disinteressati e sfiduciati diciamo non troviamo alternative a queste false rappresentanze. E la situazione è in fase di stallo. Un patto meschino e scellerato si è stabilito tra potere centralista e classi politiche locali. Il politico locale favorisce il sacco del suo territorio, in cambio ottiene qualche elemosina da distribuire alle proprie clientele elettorali. Questo è sempre accaduto, ahimè, tranne pochissime eccezioni. In un paese a sovranità limitata, dove l'unico episodio dignitoso sembra essere stato, arrivederci, la famosa notte di Sigonella, dopodiché abbiamo dovuto registrare soltanto calate di brache indecenti sotto ogni profilo, fino alla tragica pagliacciata di un capo di Stato ricevuto con tutti gli onori, comprese avvenenti signore, e 3-4 giorni dopo bombardato e massacrato a sangue in una maniera che grida ancora vendetta, oltretutto contro gli interessi del nostro paese. Le stesse forze che vollero l'Italia unita la vollero però subalterna, e oggi ci presentano il conto. L'Italia non deve essere una portaerei nel Mediterraneo, non deve essere un punto di incontro di culture e di popoli. L'Italia è una base per operazioni commerciali e militari. Hanno avuto la stessa sorte che abbiamo avuto noi, soltanto che noi siamo la subcolonia di una colonia. Ormai noi non siamo più, non gli interessiamo più se non come bocche da scusone consumatori e come diciamo persone che abitano su un territorio che è ancora qualcosa di importante. E allora io concludo questo mio intervento dicendovi una cosa: ognuno studiando la storia analizzando gli eventi anche della cronaca, coltiva le proprie simpatie, le proprie antipatie. Io direi che certe cose noi le dobbiamo giustamente coltivare nel nostro intimo, ma poi dopo, quando si fa un'analisi politica, un'analisi storica, un'analisi seria, noi dobbiamo essere oggettivi. Allora, anche a me fa tanta... mi rendo conto dell'inferno in cui fu precipitato Francesco II, e in tutti i modi fu tirato da una parte e dall'altra da consiglieri pessimi che già in maggior parte già corrotti. Però innanzitutto dobbiamo ricordare che già sotto il regno di Ferdinando II, il forte e grande re Ferdinando II, già si erano verificati dei pericolosi cedimenti. Molti traditori erano stati, in base alla politica dell'amalgama che era stata imposta però dalle grandi potenze dopo il congresso di Vienna, erano stati reintrodotti nell'amministrazione dello Stato, nei gangli fondamentali e soprattutto nell'esercito, e questi qua non era che fossero molto riconoscenti nei confronti del re, tranne qualche eccezione, la maggior parte cominciarono a lavorare, a fare un lavoro sotterraneo. E più il re si mostrava ospitale, più il re si mostrava comprensivo, più si mostrava buono e più questi pensavano, lo vedevano come un segno di debolezza, come si fa ancora adesso nella politica internazionale, politica interna e internazionale. E dunque Francesco II purtroppo non fu educato a fare il re, perché se io dovessi scegliere un re me lo sceglierei bello tosto, me lo sceglierei bello deciso, secondo la concezione non crudele, quando mai. Non crudele, ma forte, deciso. È perché non è in facoltà del re avere orrore del sangue, no, perché altrimenti vai a fare un altro mestiere, ti dimetti e vai nel giardinetto con la tua consorte. Se tu sei un re, non ti devi preoccupare
delle collezioni d'arte, perché le collezioni d'arte, tanto quelle che non si sono già fregate, ce ne stanno fregando le multinazionali, i bronzi di Riace se li portano fuori. Se tu ti preoccupi delle sofferenze lo scavo di Pompei, lo hanno chiuso ai meridionali e se lo stanno inglobando loro, facendo un collegamento diretto tra le grandi città del nord e Pompei, che direbbero i volgari bypassa la città di Pompei, che è una delle città più alte di disoccupazione d'Italia. Quindi se tu pensi di salvare qualcosa, non salvi nulla. Dice: ma io non voglio lo spargimento di sangue. Però lo spargimento di sangue c'è stato e sono morte centinaia di persone e continuato dopo, nel grande carneficina della prima guerra mondiale, è continuato dopo e continua oggi con la morte per tumore di tanta gente, perché hai fatto in modo che lo Stato finisse nelle mani di bucanieri sanguinari, non di gente che un po', sai, dava un colpo al cerchio e un po' alla botte, no, di gente senza pudore nel volere la rapina e la distruzione del Sud. Allora, santo Dio, lascia stare, il tuo popolo è con te, sali sul tuo cavallo e muori da re se devi morire. Vai nella piana di Salerno, ferma quei quattro straccioni prezzolati e se non ci riesce, dai mano libera ai tuoi soldati, che non vedono l'ora di menare le mani. Non come a Palermo, quando furono costretti e un soldato disse a quel maledetto generale Lanza, dice: ce li amma così. E lui disse: fate tacere quell'ubriacone. Dai campo libero a chi ti ama, a chi ama la sua terra. E se dovremo morire come siamo morti, moriremo con dignità, ma forse non moriremo. Perché il popolo unito, quando è unito e quando il re è con lui, quando il governo è con lui, nessuno lo può vincere. Ce lo dimostrano anche popoli oggi. In Afghanistan ci hanno provato gli inglesi, ci hanno provato i russi, ci hanno provato gli americani. Sono più tosti loro, sono stati più tosti loro. Allora, io, un re tradizionale, è quello che ha il dovere di difendere la sua terra a ogni lembo sacro del suo territorio e non aspettare che le grandi potenze facciano l'elemosina di un intervento, perché le grandi potenze si fanno i cavoli loro. E chiudo, scusatemi, non finiamo come gli indiani in riserva. I nostri sorrisi, scusatemi, teniamoceli per cose più amene. Qua c'è poco da sorridere, c'è da salvare la nostra terra e il futuro dei nostri figli. Grazie alla comunità che abbiamo sciolto nelle città, proprio fa capeggiare dalle donne. Se noi andiamo a leggere la cronaca di Mongiani, di Napoli, Ponte Landolfo, vediamo le donne in prima linea. Perché? Io me lo sono chiesto, perché questa volta come le donne? Perché le donne capirono che stava finendo un'era. Un'era iniziata con la terra madre, con le madri matute che stanno a capo, vi consiglio di andare a vedere. Era un mondo, una civiltà che stava sparendo. E le due donne simbolo di quel periodo, per me sono Maria Sofia e Michelina di Cesare. Allo stesso tempo due regine e due titoli, che forse se stavano a parte invertite non cambiavano nulla. Capirono, le donne di quel periodo capirono che stava finendo veramente un'epoca che era nata 3.000 anni prima. E oggi infatti lo vediamo che non è più la società della donna. E quindi ecco perché abbiamo trovato in molte cronache dell'epoca le donne in piazza che cercavano di difendere quello che era nato 3.000 anni prima. Adesso chiudiamo la giornata dando la parola a Pietro Goria, un altro personaggio di spessore, editore di Controcorrente, che in tempi non si aspetta con il coraggio di pubblicare alcuni libri che a quel tempo sembrava assurdo farlo, invece poi nel tempo abbiamo capito che lui aveva anticipato i tempi come professionista del suo mestiere. Che cosa fa? Oggi ci chiuderà parlandoci di Carlo, non Carlo III come tutti pensano che era di Napoli, ma Carlo di Napoli come lui si faceva chiamare. E quindi quest'anno cade il 300° anno della sua nascita, quindi credo che sia, non potevamo scegliere il personaggio migliore per poter parlare di questo grande re.
come si fa quest'ora a parlare di Carlo III, scusate, dopo la Lectio Magistralis di Vincenzo Giannone, dopo quella di Fernando Riccardi e di Edoardo Vitale, noi dobbiamo parlare per cenni. Se è possibile dare delle indicazioni e dei punti di riflessione, perché è il caso di farlo. Poi vediamo che quando diamo questi punti di riflessione, dopo 3 anni, 5 anni, 10 anni diventano senso comune. Intanto io devo ringraziare Vincenzo Giannone e il sindaco di Scafati, Pasquale Alberti, l'assessore Antonio Fogliano, per questo incontro che oltretutto noi abbiamo avuto, e io in prima persona, la possibilità di incontrare Angelo Pesce, professore Angelo Pesce, autore di libri unici, Carlo Avvisati, e poi abbiamo in sala altri scrittori ed amici che vorrei anche citare, che nel corso lo faremo. Però una prima cosa che io vorrei dire, prima di andare a parlare, ad accennare, io direi a Carlo di Borbone: non si piange sulla propria storia, non si piange sulla storia, si cambia rotta. Noi questo è quello che dovremmo fare. Noi raccontiamo solo la nostra storia e non diamo le chiavi di interpretazione. Possiamo incominciare a fare questo, altrimenti noi racconteremo la nostra storia e ci piangeremo addosso per l'eternità. Facciamo, e io l'ho scritto in un articolo qualche tempo fa, e tutti i meridionalisti, tutti i sudisti, tutti i neoborbonici, tutti i neobarbi non hanno fiatato. Facciamo come hanno fatto e come stanno facendo i palestinesi. Non si arrendono. Nessuno ha fiatato su questa riflessione, su questa indicazione. Facciamo senza giustificare tutte i fatti accaduti nel passato, perché se li andassimo a vagliare, a prendere uno a uno, ci sono poche giustificazioni in genere. Facciamo come da tempo hanno fatto gli afghani e adesso i talebani: non hanno mai permesso gli invasori di comandare, perché noi oggi stiamo subendo altre invasioni. Non parliamo, noi stiamo subendo l'invasione del linguaggio. Il linguaggio è la nostra identità. Nei prossimi tempi si faranno guerre sulla lingua oltre che sull'acqua. Noi parliamo come gli inglesi. Cioè, non è possibile. Prima parlavamo come i francesi, adesso come gli inglesi. Significa che sono penetrati nella nostra mente. Subiamo l'invasione per quanto riguarda l'agroalimentare. Noi non mangiamo più come si mangiava nel passato. Noi mangiamo come mangiano gli americani, come mangiano gli inglesi, come mangiano le vittime della globalizzazione. E attenzione che loro stanno cercando di ibridare, di cancellare tutte le nostre produzioni di eccellenza. Noi facciamo come facevano gli africani: diamo i nostri gioielli e prendiamo i pezzi di legno. Cioè, noi non riusciamo a educare le nuove generazioni per il lavoro qui, nei nostri convegni non si parla di questo. Perché? Perché noi spostiamo nel passato. Chi è che sposta nel passato? Il colonizzato. Chi è che vuole parlare sempre e solo del passato? Il colonizzato, quello che non ha identità. E i nostri modelli culturali quali sono? Sono i modelli culturali del passato, del nord, l'industrializzazione. Noi quando facciamo i dibattiti sentiamo sempre i nostalgici dell'industrializzazione. È fallita al nord. Noi vorremmo, e noi polemizziamo con il nord e con il sistema Italia,
perché non c'è più industrializzazione, e quella industrializzazione di una volta non riesce a scendere al sud, quella è bloccata anche al nord. Ormai è bloccata in mezzo Europa, ormai hanno delocalizzato tutto nei paesi che emergeranno nei prossimi tempi. Cina, India, Brasile. Ecco, allora noi non riusciamo a valutare, noi non riusciamo a capire che dobbiamo dare spazio alle vocazioni territoriali, alla nostra anima, perché come diceva Edoardo a Claudio Saltarelli, non sono questioni di pancia. Noi dobbiamo mettere sul nostro tavolo la nostra identità, la nostra anima, il nostro spirito, se abbiamo un'anima. Se poi siamo noi delle bocche, come diceva Matilde Serano, ci trasformeranno in bocca che devono solo mangiare, possibilmente merda, la merda della globalizzazione, allora il discorso cambia. Ecco, noi dovremmo incominciare ad avere uno sguardo profondo. Vedete, anche le nostre città del nostro sud non sono più quelle che avevano una loro identità. C'è una dispersione abitativa che fa semplicemente schifo e che oltretutto annulla la nostra identità. Perché non diciamo queste cose? Anche nei nostri luoghi, anche a distanza di 50 metri dalle sorgenti, noi non possiamo bere l'acqua del rubinetto. Scusate, ma allora noi non ci rendiamo conto. E allora evidentemente questa storia che noi raccontiamo è una storia che non ci insegna nulla, non è maestra di vita, è un racconto pedissimo, come dice anche Domenico Scafoglio di Antropologia Culturale di Salerno. È un racconto che non insegna niente a nessuno. Se voi andate anche a vedere le analisi che si fanno sul brigantaggio e sul brigantesse e sulle brigantesse, sono le stesse che si facevano 30 anni fa. Ma allora l'analisi non va avanti. Allora noi nei prossimi tempi organizzeremo una serie di convegni nazionali, dal momento che noi siamo volgarmente invitati da tutti. Noi abbiamo fatto Gaeta, Idee in Movimento, tutti quanti Idee in Movimento. Scusate, ma io non capisco. Allora voi non pensate, voi non avete una fantasia creativa tipica delle genti del Sud. Noi nei prossimi tempi faremo un convegno sul 1799, un convegno a Napoli interattivo, perché anche questo fatto di come noi ragioniamo, parlo io, parlo lui, parla Claudio, parla Vincenzo, parla Fernando e poi basta. No, noi dobbiamo discutere tra di noi e noi dobbiamo discutere con i convenuti, ci deve essere un dibattito continuo, altrimenti noi non ci rendiamo conto. Ognuno recita una parte che si autoassegna o che altri hanno assegnato. Sul 1799 ne sentirete di tutti i colori. Ci stanno anche amici nostri che recitano ancora oggi la vulgata giacobina dove i sanferisti mangiavano i loro nemici della rivoluzione partenopea. Cioè, ma ancora è possibile? Non si è capito. Intanto noi nel 1999, perché attenzione a questo qua, noi organizziamo un convegno di una certa forza. Pensate che volle partecipare sin anche Antonio Bassolino, che era una controparte, e noi gli demmo la possibilità di replicare, perché noi siamo un sud plurale, noi siamo un sud libero, possiamo discutere con tutti, anzi noi chiediamo il dibattito, ma anche con i nostri stessi amici, perché qua si fanno ancora tante questioni. Noi non siamo sud, non siamo meridione, siamo regno delle Sicilie, non vogliamo spostarci nel passato. Ma che sono queste storie? Noi dobbiamo cambiare, dobbiamo andare avanti, perché il mondo in tutto, ovunque, cammina con noi. Tutti i discorsi del passato non esistono più. Nella stessa Francia la cultura illuminista è stata inchiodata, è ormai diventata minoritaria, solo in Italia. Questi hanno tutto in mano, i giallo-blu.
chiamiamoli Giacobini, se li vogliamo chiamare Giacobini, per televisione escono sempre loro, continuamente gli stessi attori, gli stessi presentatori, gli stessi cantanti, sembra che non esistano più di 30 persone in Italia, ma è mai possibile? Allora evidentemente la società si è bloccata, nelle università non ci sono più i grandi professori, ci stanno i piccoletti, i piccolettini che hanno fatto carriere in virtù dei baroni e dei partiti politici. Ma noi abbiamo la forza per dire tutte queste cose. Le vogliamo dire anche a tutte le persone, quando noi facciamo i dibattiti, ognuno recita la parte, dice ma noi non vogliamo tornare indietro. Ma chi vuole tornare indietro? Voi se andate da Carlo di Borbone e da Camilla, pure quelli non vogliono tornare indietro, perché pensano agli affari, vorremmo tornare noi indietro. Noi vogliamo soltanto, come Carlo fece sognare, Carlo di Borbone, vogliamo una nazione napoletana indipendente, autonoma, a casa nostra dobbiamo comandare noi. Abbiamo la forza di dire queste cose. Perché poi noi dovremmo anche capire, che cosa? Che per esempio con Carlo di Borbone, anche per quello che lui, Albergo dei Poveri, piazza Carlo III, quel grande edificio, aveva un suo significato politico, culturale, sociale. Ancora oggi anche i nostri amici, anche quei nostalgici parlano di re progressista, re paternalista. Era semplicemente uno che aveva a cuore le sorti della città e dei ceti più deboli, più marginali, perché noi siamo una categoria spirituale che cammina con la festa delle differenze e con un grande momento di solidarietà. Noi dobbiamo aiutare il prossimo, noi dobbiamo aiutare l'altro, non è possibile essere insensibili. L'albergo dei Poveri. Però facciamo attenzione, perché noi nei prossimi giorni, io parlo il linguaggio non del racconto, della mobilitazione, nei prossimi giorni vogliono trasformare l'albergo dei Poveri in albergo di ricchi. Proprio 3 giorni fa sul Mattino è uscito che una simpatica signorina che si vuole candidare, che cosa vuole fare? Noi non parliamo di queste cose. Che cosa vuole fare? L'albergo dei Poveri deve essere un altro luogo della movida, dove ci si ubriaca, ci si droga, si fa sesso vagabondo e in libertà, e poi ci stanno i negozietti che vendono il cicchetto e che vendono le ciaffusaglie della globalizzazione. Noi su questo non parliamo. Allora io vi devo raccontare soltanto l'albergo dei Poveri e sulla questione del Molo San Vincenzo. Anche il Molo San Vincenzo deve diventare un altro luogo della movida. Il Molo San Vincenzo è quello che sta dall'impetto al Maschio Angioino, quasi sul porto, eccetera. Cioè, questi stanno destrutturando le nostre città, stanno destrutturando, distruggendo la nostra cultura. Ma noi possiamo parlare qui e adesso, possiamo lanciare un manifesto firmato da 500.000 persone per tutte le distruzioni che hanno fatto e che vogliono continuare a fare? Lo dobbiamo fare, anche perché noi ci misuriamo, ci confrontiamo, uno, con la sparizione della politica, due, il San Carlo. E in quanto tempo fu fatto? In 7 mesi, benissimo. Questi in 7 mesi non riescono nemmeno a risolvere il problema delle buche di via Marina oppure di via Andrea di Serbia. Però attenzione, che questi luoghi vengono messi a vantaggio. Cioè il San Carlo viene messo a vantaggio. Sì, tanto è vero che via Sgarbi fece una provocazione: se voi non sapete fare soldi con la musica, fatelo con le puttane. E infatti loro ripetono questo fatto. Tant'è vero, hanno aperto un bar
nel foyer del Sacco, che non è nemmeno un grande bar, ma sono sempre i soliti, gli stessi padroni, i giacobini che ormai hanno in mano tutto, tutte quelle case che leggete sul giornale, ce l'hanno tutti quanti ora, a 10 euro, a 50 euro, a 70 euro. Sì, questo è questo mondo. Noi come ci vogliamo misurare con questo mondo? E noi ci dobbiamo misurare quando, per esempio, Carlo diceva, e questo è lo stesso Croce che dice, possedeva altissimo il senso del regio decoro. Anche noi dobbiamo tenere il senso della spiritualità rispetto a quello che diciamo. Ci dobbiamo rispettare, dobbiamo parlare poco, dobbiamo essere interattivi e dobbiamo essere anche interattivi con il pubblico, altrimenti, vi posso dire, perdiamo solo tempo, come da tempo, diciamo, se ne perde abbondantemente. Questo non è un gioco, dovrebbe essere un impegno culturale, un impegno politico per andare avanti, perché è possibile mai che al nord esiste una Lega che riesce a difendere il territorio del nord, le genti del nord, noi al sud non esistiamo. Non esistiamo, il problema di fondo è questo. Poi chi vuole partecipare a questi nostri convegni, lasciasse l'indirizzo al Banco Libero di Controcorrente, saranno avvisati, però noi ci dobbiamo mettere insieme, perché ben ultimo io parlo. Ma più di questo non vi posso dire. Non ci dobbiamo mettere insieme e dobbiamo andare avanti. Ci dobbiamo battere per la nostra libertà, per la nostra indipendenza, per la nostra autonomia e per la nostra sovranità politica. A casa nostra dobbiamo essere liberi. Abbiamo il coraggio di dire queste cose. Queste cose le dobbiamo dire e le dobbiamo fare. Grazie a te, Maria, però volevo fare un appunto. Ma qui non si tratta di non andare avanti, andare indietro, pensare al passato, al futuro. Qui si tratta che una generazione di giovani non conosce la propria storia. Forse qualcuno che prima di me ha fatto questo, io da poco mi sono affacciato a questa situazione, perché fino a poco tempo fa ero un mazziniano, avevo garibaldino, eccetera, eccetera. Forse qualcosa non è stato fatto bene, perché nella città di Napoli i giovani adesso stanno cominciando a conoscere l'identità e da dove vengono, ma soprattutto grazie perché frequentano lo Stato San Paolo. Quindi io credo che è inutile andare così troppo in avanti quando non c'è una generazione di giovani che conosce la propria provenienza, perché senza gioventù non si fa nulla. Se io la confusione. Non mi interessa. Oggi noi abbiamo senza gioventù non si fa nulla. Noi abbiamo una marea di giovani che non conoscono la propria storia, non la conoscono. Beh, perfetto, noi dobbiamo fare questo, signore. Se io non creo un'autodeterminazione nelle persone più giovani, ma come posso pensare di confrontarmi ai leghisti che loro pensano di essere superiori? Qui c'è, se io ho detto togliamo il cappello lombrosiano, un motivo c'è. Ce lo dice pure Pasquale Spittieri, e chiudiamo qui, con questo bellissimo epilogo di Nina Sastri che ci dice perché noi siamo qui. Perché quelle persone che sono morte gridano, cantano e vogliono da noi che diffondiamo la verità storica. Dura 2 minuti e poi vi lascio e vi ringrazio veramente per questa giornata che è stata, e vi faccio un applauso, dedicatevi un applauso da soli. O sangue è passato ancora, goppa sta terra amara, a morte si fa restina, o sfreggia diventa storia, o fierra scanna di pata innanzi all'occhio di creatura, che agnina senza recitti, viccerilli, annura. L'Italia si accrescerà con l'acqua a raggiura ancora, saranno cittadine senza nessun onore, saranno terra lontana e lacrime e bastimenti, o mezzo per scordare i torti e i tradimenti, per non assaggiare i comandi risultati in che casa nostra, e insurpe, dormienti, scorna, cadrà sana ringa all'osso, e sarà l'arte gambà non credere più a nessuno, sarà l'arte imbrugliata non su cuccarione, saranno uomo, tempo che era, marione,
sangue, fiato, saranno duche e zandraglie, prieve e ciarlatane, profumi di palazzo, suttane e parapalle, fascio umide e scuro, bocco cuciate cepolla, navizze con ogni regina e chi fu un migraier, e nepote chi fu il brigante, saranno carabinieri, sarà una ferita aperta, sotto all'acqua sola. Un corpo che si stude senza gettana addora, una lucca senza voce da passa per terri e città, un'ansia senza nome, da notte che viene a tua. Gente senza pace, trovare giuste parole, per meglio nascondere cose che a ricevere non vuole. Sarà avuta sempre capa che le cadotto cuore, sarà si scurtando senza, sarà induzzando l'amore, sarà recitata con me che per strada e per tinderietta. Sarà quasi qui a chi lato solo per fare spietta, io offrirti scala di scienza, la metà di mastizia, fra l'uomo nella terra mia, non sarà che si stizia, ma io canto, 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 canto per tutto quanto.